Gate S.p.A., complicatissimo, nell'ambito dell'esame in sede referente il disegno di legge 1717 del Governo recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera. Per questo c'è bisogno del consenso degli auditi. Mi date tutti il consenso? Sì, benissimo, quindi possiamo andare in onda. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento in 10 minuti ciascuno per dar modo ai deputati di porre delle domande e cui seguire la replica degli auditi che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. Do quindi la parola ad Andrea Campora, capo divisione della Cyber Security di Leonardo S.p.A. Prego, ha 10 minuti a sua disposizione. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti i gentili onorevoli. Tanto grazie per aver dato la possibilità a me, come Leonardo, di dare il punto di vista di Leonardo sul disegno di legge cyber. È un punto di vista chiaramente di uno dei principali attori della cyber security a livello nazionale, dove lavoriamo con la pubblica amministrazione, siamo ad esempio i soci del Polo Strategico Nazionale, responsabili della cyber security di questi servizi, ma anche con le maggiori infrastrutture critiche, le utilities, quindi con tutte le grandi realtà che hanno un impatto sulla vita e sull'economia del paese. Siamo però anche un attore della cyber security a livello europeo. Ricordo per esempio il Centro Paneuropeo di Cyber Threat Intelligence per la DG Connect, di nostra realizzazione, e molte altre forniture alle istituzioni europee. Siamo inoltre in una serie di organizzazioni che guardano all'innovazione, allo sviluppo con la Commissione europea, ma anche con le università, e quindi riteniamo di poter dare anche un punto di vista che guarda un po' alle normative europee e a quello che in altri paesi stanno facendo, in realtà come noi stiamo facendo. Partiamo dalla parte europea. Questo disegno di legge si iscrive a pieno titolo nella legislazione europea in evoluzione. Quindi prima di tutto ricordo la direttiva NIS2, della quale potrei definire il disegno di legge una sorta di anticipazione opportuna dedicata alla pubblica amministrazione, ma anche il Cyber Resilience Act per la resilienza dei prodotti digitali, o il Cyber Solidarity Act per creare uno scudo europeo di protezione cyber, e infine l'emendamento al Cyber Security Act che mira a ampliare la certificazione da parte dell'ENISA non solo ai prodotti, ma anche a degli operatori di servizi cyber trusted, come si suol dire. Cercherò di non dilungarmi sulla minaccia di cui altri colleghi in audizione hanno parlato, do solo qualche numero. La valutazione attuale del danno della minaccia cyber a livello mondiale è tra i 9 e gli 11 mila miliardi di dollari, e si prevede che questo numero salirà ai 24 mila miliardi nel 2027. In Italia è di recente il report Clusit, di cui hanno anche parlato, ricordo più 65% degli attacchi gravi, quindi che hanno avuto successo dal 23 rispetto al 22, nel 23 ne abbiamo avuti 310, e una spesa in Italia di cyber security di circa lo 0,12% del prodotto interno lordo. Siamo ultimi nel G7, gli Stati Uniti spendono più dello 0,3%, Germania e Francia stanno circa sullo 0,2%. Detto questo, la minaccia oggi è abilitata da delle capacità tecnologiche, da delle vere e proprie imprese che stanno alle spalle, estremamente efficaci. L'intelligenza artificiale, di cui si parla molto, ha enormemente ampliato le capacità della minaccia di entrare in modo asimmetrico, quindi senza dover rispettare alcuna regola, e quindi di essere efficaci e creare i danni di cui sopra. Allora, un contrasto efficace a questo tipo di minaccia cyber a livello paese deve necessariamente passare per il fatto che lo Stato abbia la possibilità di essere informato in modo tempestivo e governare tutta una serie di informazioni delocalizzate sugli incidenti, non solo, di prendere delle decisioni e attraverso un sistema di governance efficace possa poi agire e metterle in atto. Allora, sotto questo profilo noi vediamo in modo estremamente positivo il testo del disegno di legge, nella misura in cui, per esempio, fornisce all'Agenzia, all'ACN, maggiori poteri per esercitare questo governo,
mette di nuovo al centro il tema della cyber come un tema centrale per il paese, lo sviluppo paese, e dicevo prima anticipa, anche se per la sola PA, ma in modo opportuno, quella che sarà la NIS 2 che dovrà essere recepita nei prossimi mesi. L'obbligo per esempio di segnalazione risponde all'esigenza di avere un punto unico di informazione tempestivo. La possibilità, anzi la necessità di avere una funzione cyber security e un referente cyber security nella pubblica amministrazione risponde all'esigenza di un governo, di avere qualcuno che in ciascuna di queste organizzazioni sia in grado di agire e di raccogliere le informazioni. Infine, dare all'agenzia, l'ACN, il compito e la possibilità di stabilire gli interventi risolutivi significa dare una capacità attuativa estremamente efficace una volta che ci sia un incidente o anche in assenza di un incidente quando sono evidenti delle vulnerabilità, quindi 2 settimane di tempo per porre questo rimedio. Altrettanto importante e puntuale quando si parla di acquisizioni di beni e servizi in ambito pubblico che hanno un impatto sull'interesse nazionale strategico, il fatto, lì c'è la previsione di un prossimo decreto legge, che l'ACN stabilirà delle norme, dei requisiti di cyber security da rispettare, eleverà quella che è la qualità dell'offerta e della proposizione. Vediamo ora ad alcuni elementi che a nostro parere potrebbero essere migliorativi nell'attuale testo di legge. Il primo, provo a parlare per slogan. Crediamo che sia in un contesto in cui le risorse sono limitate, importante utilizzare le risorse, le capacità, le tecnologie del mondo privato, delle imprese private, a servizio della protezione del paese. Quindi la possibilità di istituire una riserva di cyber security nazionale che si collega al Cyber Solidarity Act, che prevede una riserva europea da questo punto di vista, formata da attori che siano trusted, che quindi connettendosi al Cyber Security Act l'emendamento, siano certificati dall'ENISA e abbiano i requisiti eventuali ulteriori specifici italiani che l'ACN vorrà definire, vuol dire, orchestrata dall'ACN, mettere tutte queste risorse a disposizione del Paese, come? Sia nell'attività di prevenzione, nell'attività di consulenza o anche nella risposta agli incidenti in modo efficace. Secondo tema, l'articolo 18, sotto questo profilo, prevede che non ci siano oneri aggiuntivi per quanto riguarda la finanza pubblica. È chiaro che c'è una simmetria oggi tra realtà che hanno pochi strumenti e gli attaccanti che possono avere interessi molto, molto importanti. Stabilire un finanziamento per supportare la pubblica amministrazione in questo o anche accedere alla riserva di cyber security nazionale significa aiutare a riequilibrare questo tipo di disparità. Investire oggi in cyber security significa in realtà risparmiare anche i soldi, non solo l'aspetto reputazionale, che si devono spendere in caso di incidenti, in caso di attacchi a buon fine. Su questo si potrebbe prevedere nella prossima legge di bilancio un fondo, o si potrebbe permettere l'accesso ai fondi PNRR, o ancora meglio l'idea di una legge specifica per il finanziamento cyber, oltre all'aspetto quantitativo, darebbe anche modo di avere, come dire, un indirizzo preciso strategico di dove verranno spesi questi soldi. Un cenno al tema dell'intelligenza artificiale viene fatto nel disegno di legge, secondo noi estremamente importante, e anche questo rientra nell'ottica PPP di mettere a disposizione il know-how, la tecnologia delle aziende e delle imprese per la pubblica amministrazione. Ultimo tema, e qui concludo, dal nostro punto di vista imporre dei requisiti di cyber security nell'acquisizione di beni o di servizi che abbiano un impatto sugli interessi strategici nazionali è fondamentale. Non dimentichiamo 2 aspetti, il primo il fattore tempo. La minaccia cyber, a maggior ragione adesso, ha una capacità di modificarsi e di evolvere che non è compatibile con quello che è, diciamo, un modello corretto per molte altre ragioni di procurement pubblico a cascata, una definizione dei requisiti, delle gare e una definizione molto precisa di quello che è a listino. Un prodotto a listino è obsoleto in pochissimi mesi. Quindi il fattore tempo da un lato e una certa flessibilità dall'altro nei modelli di acquisto oggi è vitale per poter essere efficaci in questo tipo di contrasto. Secondo aspetto,
Di nuovo ci richiamiamo all'emendamento al Cyber Security Act, selezionare a seconda del grado di interesse strategico nazionale quelli che sono gli attori che possono rispondere a questi bandi. Secondo noi è importante. La Francia, per esempio, ha istituito per la protezione delle infrastrutture critiche anche lì un numero di trusted attori. Solo questi possono supportarlo in quel contrasto. Ecco, secondo noi la certificazione europea e quelle che sono le eventuali specificità italiane definite dall'Agenzia ACN è la soluzione per, ripeto, in quegli ambiti specifici e strategici invitare al tavolo solo alcuni attori selezionati. Quindi per concludere, come dire, la cyber security tecnicamente è uno sport di squadra. Vediamo in modo molto positivo il disegno di legge nella misura in cui rafforza e rende molto più facile la governance attraverso l'ACN. Crediamo che sia giunto il momento per spingere di più su una partnership pubblico-privata, ingaggiare di più il mondo privato attraverso dei meccanismi di selezione trusted e finanziare tutto questo con una legge. Un investimento in cyber in realtà è un risparmio. La ringrazio, anche perché è stato perfettamente nei tempi. Dottor Campora, se ci usa la gentilezza, non credo che abbia già inviato un documento scritto. No, vi lasciamo il documento con tutti i riferimenti. Sì, perché questi suggerimenti che lei ha dato potrebbero essere utili ai deputati. Certo. Passiamo adesso al secondo nostro ospite, la parola quindi ad Eugenio Sant'Agata, direttore Public Affairs Security Officer di TIM e Chairman e CEO Telsi S.P.A. Prego, 10 minuti a disposizione. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. TIM accoglie con estremo favore l'invito all'audizione. Chiaramente TIM, il gruppo TIM, come player strategico del Paese a pieno titolo, e molto volentieri esprime dei commenti sul testo di legge. Qualche numero su TIM: siamo tra le più grandi cosiddette superfici d'attacco del Paese, perché TIM non usa solo il digitale per funzionare, come è nella gran parte delle infrastrutture, anche delle infrastrutture critiche, ma fa del digitale la propria mission sul mercato. E la particolarità del gruppo TIM in questo frangente è che, unitamente a ciò che più tipicamente ricorre nelle infrastrutture IT delle aziende complesse, come ad esempio i servizi esposti, cioè internet, i portali oppure l'intranet interna, ha due cose che la differenziano da tutti gli altri, che sono i data center, e anche TIM è nel polo strategico nazionale insieme a Leonardo come azionista di maggioranza relativa, quindi progetto di migrazione di dati dalla pubblica amministrazione sul cloud, quindi data center strategici e l'infrastruttura di rete, sia fissa che mobile. Quindi c'è particolare sensibilità su questo, e nella fattispecie TIM ha differenziato la propria infrastruttura di sicurezza, una che guarda verso l'interno, quindi a questa complessa superficie d'attacco, con la propria infrastruttura di sicurezza, e l'altra verso il mercato, che è appunto quella rappresentata da Telsi. Il testo, come tutti i provvedimenti che sono stati varati fino ad oggi, è un testo estremamente ricco di elementi che noi salutiamo con estremo favore. Nella fattispecie, rileggendolo in maniera critica e in maniera costruttiva, noi abbiamo 6 commenti specifici e granulari a questo tipo di impianto. Il primo, l'inasprimento delle pene per alcuni tipi di reati. Si introducono delle fattispecie specifiche. Questo è chiaramente un modello evolutivo, è un modo nuovo di guardare alla realtà della minaccia, inasprendo le pene. Certamente si valorizza ancora di più il valore intrinseco di ciò che si va a violare. Occorre, a nostro avviso, declinare nel dettaglio o più dettagliatamente queste fattispecie, perché a volte delineare con precisione il confine tra liceità e illiceità
può giocare a vantaggio. Ad esempio, nel mondo della pratica quotidiana della cyber security, vi sono alcune attività come il penetration testing, come l'incident response team, che sono in sé e in nuce offensive, ma offensive volte a difendere un qualche cosa. Quindi il penetration testing è un'attività che viene condotta tipicamente in ambiente controllato, volta a testare le difese di altri o le proprie difese cibernetiche. Quindi in questo caso, senza una specifica dettagliata scriminante, si rischia di annoverare come fattispecie di reato delle attività che in effetti non hanno a monte un elemento tipico di una fattispecie di reato, perché sono volte in realtà a difendere una infrastruttura. Andando oltre, e questo riguarda certamente nello specifico team, noi abbiamo la necessità di un provvedimento normativo che ci metta in pari condizioni di competitività con i grandi player digitali tipicamente d'oltreoceano. Oggi noi sappiamo che nel tempo strumenti di instant messaging come WhatsApp sono diventati di fatto degli operatori telefonici sostanziali, ma che non sottostanno a nessuna delle regole tipiche degli altri player italiani. Faccio un esempio: se noi, come abbiamo fatto, creiamo un'app di instant messaging che vorremmo far adottare anche alla pubblica amministrazione, questo tipo di prodotto innovativo puramente italiano, figlio dell'ingegno italiano, sottostà come tale, ad esempio, alle norme sulle prestazioni obbligatorie. Così non è per WhatsApp, così non è per Signal, per Telegram e per tutte le altre piattaforme di instant messaging che si scaricano normalmente, gratuitamente, da internet, semplicemente perché sono depositate, sono collocate fuori dal territorio nazionale. Questo è un gap, è un vulnus che va colmato. Rafforzamento, punto numero 3, degli obblighi di segnalazione. Nella pratica quotidiana, TIM, Telsi e tutte le infrastrutture e le articolazioni di sicurezza del gruppo che se ne occupano riscontrano vulnerabilità nei propri software, ovvero quando noi compriamo degli applicativi software dal mercato e li inseriamo all'interno della nostra infrastruttura di rete, è pratica comune, una best practice, fare delle attività che vengono chiamate di reverse engineering per capire quanto sono robuste. Spesso ci imbattiamo in delle vulnerabilità che i produttori di software non hanno mappato quando le hanno scritte, perché il codice sorgente non è altro che una forma di grammatica e sintassi di un tema. Ecco, quella è conoscenza. Tutta la cyber security è nata intorno alla ricerca di vulnerabilità. Penso che sia necessario che team, non solo di iniziativa, ma anche attraverso la collaborazione prevista per legge con altri soggetti, metta a disposizione questo tipo di conoscenza in un repository che possiamo tranquillamente identificare come l'Agenzia Nazionale della National Security, perché soltanto conoscendo quali sono le vulnerabilità che vengono riscontrate anche da chi la fa tutti i giorni, poi si possono costruire delle difese ancora più resilienti. Quarto punto, e questo è un po' una nota dolente: senza soldi la cyber security vera non si fa. Nella legge, nel disegno di legge, si parla sempre di invarianza di risorse. Su questo riprendo quanto è stato detto in precedenza. Io uso un termine un po' forte, che è quello della necessità in Italia di un PNRR per la cyber security. Credetemi, non abbiamo nulla da invidiare a nessun altro, ma servono tantissime risorse. Poi possiamo fare un'audizione su quanto serverebbe per colmare il gap con altri paesi più ricchi di noi, per metterla veramente in sicurezza l'infrastruttura critica di questo paese, ma l'invarianza di risorse rafforza l'impalcatura normativa, ci fa fare pochi passi in avanti in realtà sul piano sostanziale. Requisiti di cyber security nei bandi di gara. Qualche anno fa TIM si è aggiudicata una gara, la pubblica amministrazione, per la sicurezza delle comunicazioni, per la connettività delle forze di polizia. Furono invitati soltanto gli operatori telefonici,
Bene, TIM è l'unica società ad oggi che sta facendo uno sforzo enorme per depurarsi di tecnologia non europea. Avrebbe potuto vincere chiunque altro. Quindi se avesse vinto qualunque altro player rispetto a TIM, avremmo avuto le forze di polizia che parlavano su reti che usano tecnologia non italiana e non europea, perché non c'era nulla nel bando di gara che di fatto suggeriva o dava delle premialità per tecnologie controllate, cioè o italiane e o europee. Ultimo punto, la previsione di una figura all'interno delle strutture, in particolare delle aziende non di grandi dimensioni, che abbia il compito di fare da referenze per la pubblica sicurezza, su questo credo che vada posta attenzione, perché noi ci siamo strutturati nel tempo, anche grazie ad una serie di prescrizioni Golden Power, è molto molto costoso. Cioè dare seguito a questo tipo di prescrizioni è costoso per un'azienda, quindi è un appello che faccio al legislatore di avere particolare sensibilità nei confronti di soggetti che sono strutturalmente più deboli, perché rischiamo di fare una legge e poi trovarci completamente inadempienti, non noi grandi, ma tutti i medio piccoli, perché creare un'infrastruttura di sicurezza ad hoc per legge all'interno delle aziende come referente costa tanto. Grazie. Grazie a lei. Anche a lei ovviamente rivolgo lo stesso invito, cioè se ci fa avere un documento scritto. Do quindi la parola ad Alessia Di Nucci, che è collegata con noi in videoconferenza, che è la Senior Public Affairs Manager di Fastweb. E do la parola, a 10 minuti a sua disposizione. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Provo a condividere un attimo lo schermo con la presentazione che avevo preparato. Ditemi se la vedete correttamente. Okay. Buongiorno e grazie di nuovo per l'opportunità appunto di essere auditi su un disegno di legge così strategico come quello relativo al rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Il tema della cybersecurity è un tema prioritario per la nostra azienda. Scusatemi, non riesco ad andare avanti, quindi... C'è un attacco cyber, spero, sì. No, sicuramente no, è più probabilmente che non riesco a far funzionare. Provo a stoppare un attimo la presentazione per non rubare tempo all'intervento. Comunque, ad ogni modo, Presidente, ho già avuto modo di consegnare la documentazione agli uffici. Come dicevo appunto, la cybersecurity è una priorità della nostra azienda, che ci consente di perseguire la nostra vocazione come abilitatore della trasformazione digitale. Fastweb da lungo corso sta investendo sui temi della sicurezza informatica. Siamo dei leader di mercato da questo punto di vista. Noi ad oggi possiamo contare su 4 SOC, 4 Security Operation Center, che sono dei centri di monitoraggio della nostra infrastruttura, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, presso i quali lavorano professionisti altamente qualificati e che ci consentono quindi di porre in essere una vera e propria real-time security. Oltre appunto al SOC, nel frattempo abbiamo provveduto ad investire anche acquisendo 7Layers, che è un'azienda di cybersicurezza avanzata che ci ha consentito di migliorare chiaramente le nostre competenze in maniera di cybersecurity, e ad oggi siamo tra i principali partner della pubblica amministrazione attraverso una serie di accordi quadro CONSIP, quindi fornitori per la pubblica amministrazione locale e centrale, e partecipiamo attivamente all'elaborazione annuale del già citato rapporto CLUSIT, quindi del rapporto dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, che annualmente fotografa i trend del cybercrimine. La parte che ci compete implica un'analisi di quelli che sono gli eventi che si verificano sulla nostra infrastruttura di rete. Si parla di circa più di 6,5 milioni di indirizzi IP pubblici. Secondo me è interessante darvi giusto qualche indicazione di quello che appunto abbiamo rilevato sulla nostra infrastruttura di rete nel 2022, nel 2023 chiaramente.
ovvero circa 56 milioni di eventi di sicurezza. Il numero è sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2022. È cresciuta però significativamente la gravità degli attacchi. Per quanto riguarda gli attacchi di DDoS, cioè gli attacchi che vanno a compromettere l'infrastruttura, si parla di un balzo del 32% rispetto al 2022 ed è sempre confermata, sempre rispetto appunto all'annualità 2022, il fatto che i settori più colpiti, i target più ambiti da parte del cybercrimine rimangano la pubblica amministrazione e il finance. Un focus particolare quest'anno lo abbiamo dedicato alle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il modo in cui impattano sulla sicurezza cibernetica, quindi da un lato chiaramente tecnologie che aiutano a rafforzare le difese delle organizzazioni, per farvi un esempio, grazie diciamo alle capacità dell'intelligenza artificiale è stato possibile ridurre del 70% la rilevazione dei falsi positivi, ovvero di quegli eventi che possono sembrare come eventi malevoli, in realtà non lo sono, però chiaramente comportano una gestione, una lettura dell'evento, capire davanti a che cosa ci troviamo. Quindi in sostanza è stato possibile ed efficientare il processo di riconoscimento e di detection dell'evento stesso. Dall'altro, chiaramente, al contempo, sono delle tecnologie sfruttate dai criminali informatici per aumentare sia il volume degli attacchi che l'efficacia dell'attacco stesso. Il dato che avevo esportato nell'infografica, che purtroppo non sono riuscita a proiettare, secondo me è interessante perché si parla di un balzo dell'87% rispetto al 2022 del fenomeno del credential phishing via email, ovvero della capacità di estorcere dati critici come appunto le credenziali personali via email. E questo ci fa capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata anche diciamo, basandosi su uno strumento che è di utilizzo assolutamente comune come l'email. Questa fotografia è utile per ripercorrere un po' quelli che sono a nostro avviso i punti di attenzione del disegno di legge. In primo luogo, quando parliamo della resilienza della PA, è sicuramente corretto l'approccio che tende a identificare delle specifiche procedure di alert, il referente per la cybersicurezza all'interno della pubblica amministrazione, una governance maggiormente centralizzata. Riteniamo altrettanto opportuno evidenziare come, quando si parla appunto di cybersecurity, c'è un tema che non va lasciato indietro ed è il tema appunto della consapevolezza, del fattore umano. Come peraltro è stato già anche evidenziato dal sottosegretario Mantovano quando ha presentato il disegno di legge, c'è un tema di consapevolezza o mancata consapevolezza di quello che è il rischio informatico e di come questo rischio informatico si può evolvere, che chiaramente rende dirimente il tema dell'awareness e anche della formazione stessa. Da questo punto di vista noi riteniamo cruciale il tema della sinergia tra pubblico e privato. Vi faccio un esempio molto concreto: Fastweb partecipa all'interno del programma Syllabus del Dipartimento di Funzione Pubblica, quindi il programma rivolto ai dipendenti pubblici per accrescere il bagaglio delle competenze digitali, e noi all'interno del programma eroghiamo dei contenuti specifici sulla cybersicurezza. È evidente che si tratta quindi, diciamo, di un travaso di competenze dal privato e dal pubblico che diventa un vero e proprio pivot essenziale per poter, diciamo, parlare di una vera e propria resilienza delle nostre pubbliche amministrazioni. Il secondo punto di attenzione riguarda il ruolo di ACN rispetto al tema dell'intelligenza artificiale, per cui diciamo, apprezziamo l'idea appunto che l'agenzia possa giocare un ruolo nella partita dell'intelligenza artificiale, perché, come abbiamo visto dai dati Clusit, è una tecnologia la cui pervasività cambia in maniera significativa le dinamiche della sicurezza informatica e degli attacchi cyber. A questo chiaramente, a nostro avviso, andrebbe affiancato anche una riflessione sull'esigenza di creare degli ecosistemi nazionali di intelligenza artificiale che
siano basati su soluzioni tecnologiche di tipo nazionali e che siano in grado di competere con i player extraeuropei. E questo a fronte chiaramente di un complesso contesto geopolitico da un lato e dall'altro dalla rapida virtualizzazione di tutti i processi, per cui ad oggi tutti i dati, tutti gli asset e i servizi critici passano per il cloud. Questo rende necessario garantire una maggiore indipendenza tecnologica del paese e della pubblica amministrazione e quindi crediamo fortemente che sul tema dell'intelligenza artificiale si possa lavorare per creare un ecosistema nazionale di player che sono anche campioni di intelligenza artificiale. Da ultimo, considerando diciamo che questo disegno di legge interviene in un momento in cui stiamo aspettando il recepimento della direttiva NIS2, lo stesso disegno di legge prevede, come già citato, un DPCM che che impatterà sul procurement di servizi strategici. L'auspicio appunto che vogliamo formulare è che tutti questi interventi, il cui razionale è assolutamente evidente e appunto ripeto quanto emerso dal rapporto Clusit, a ulteriore conferma della necessità che si debba appunto intervenire e rapidamente sul tema della cyber security. Ci auguriamo, auspichiamo però che questi interventi vengano fatti nell'ambito di un quadro normativo che rimanga comunque sempre allineato, congruo e che possa soprattutto valutare quelli che sono anche gli impatti in termini di oneri per quanto riguarda la compliance e quindi in termini di oneri burocratici, gestionali e anche di tipo amministrativo che vengono richieste a tutti i player che poi chiaramente saranno soggetti di questi diversi obblighi. Io ho terminato, Presidente, mi spiace di Grazie. nuovo di non aver potuto Grazie mille, ci faccia condividere. pervenire un documento se vuole. Adesso do la Grazie. parola alla dottoressa Domitilla Benigni, presidente di, me lo può pronunciare lei perché se non sbaglio sicuro, come si pronuncia? Buongiorno. Buongiorno Presidente, Cyforgate. Cyforgate, Cyforgate. Cyforgate, SPA. Prego, ha Esatto. 10 minuti a sua disposizione. Grazie Presidente per questa occasione, mi scuso per non essere intervenuta di persona, ma avevo impegni istituzionali precedenti, però siamo molto felici che abbiate dato a Cyforgate questa occasione di confronto su questo tema così delicato. Cyforgate è un'azienda relativamente giovane, nata nel 2014 e quotata in borsa ed è leader europeo di prodotti e tecnologie atte proprio a fronteggiare gli attacchi informatici, sia istituzionali sia, diciamo, a livello aziendale. Questo disegno di legge arriva in un periodo in cui abbiamo purtroppo segnali che le diverse guerre nelle aree della Terra sono caratterizzate anche da elementi di cyber warfare. E quindi in questo contesto il nostro legislatore ha già preso da tempo consapevolezza su quello che sia la realizzazione di un quadro normativo e di governance della cybersicurezza. Quantomeno in linea con quello fatto dagli altri paesi europei. Quindi con questo mio intervento desidero portarvi un po' il punto di vista di chi dal lato dell'industria high-tech già digitalizzata e attiva appunto nella realizzazione di prodotti per la sicurezza cibernetica vive questa tematica della resilienza, sia nella veste di un potenziale target, ma sia anche come provider di soluzioni per chi si deve difendere. Sicuramente uno degli articoli più da applaudire in questo disegno di legge è quello dell'articolo 7, quello della partnership pubblico-privato. Infatti questa disposizione in cui si riconosce proprio all'Agenzia Nazionale, quindi all'ACN, il ruolo di promotore di sviluppo di queste iniziative per valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa fondamentale proprio per rafforzare questa nostra sicurezza nazionale, è importante questa forma di partenariato pubblico-privato. E vorrei aggiungere che questo dovrebbe essere estesa non solo all'intelligenza artificiale, ma a tutti gli altri aspetti della cyber security. Infatti questo, diciamo, mettere l'ACN come fulcro del sistema di governance della nostra cyber security, quindi come ruolo chiave nell'indirizzo e nella guida su queste iniziative in tema di intelligenza artificiale è un
veramente un segnale importante che stiamo andando nella giusta direzione. Bisogna coordinare e accentrare su un unico ente, perché bisogna evitare il dispendio di risorse, di tempo ed assicurare questa efficacia ed efficienza nel programmare e implementare proprio la capacità di risposta a queste minacce emergenti e insidiose. Questa collaborazione sicuramente sarà portatrice di reciproci benefici, perché le istituzioni devono indirizzare le aziende esprimendo proprio quali sono le esigenze operative da tramutare in requisiti tecnici ed anche finanziare magari parzialmente le iniziative di innovazione. Ora, le aziende sono oggi in possesso delle necessarie risorse tecnologiche, ma anche umane, che possono proprio colmare questo gap che c'è oggi anche di competenze nell'intelligenza artificiale. Questa connessione pubblico-privato deve poi agevolare anche nella gestione degli incidenti e delle crisi. Come detto anche prima dai miei colleghi, è un punto sul quale bisogna lavorare, bisogna proprio aiutarci nella pianificazione della resilienza, bisogna rafforzare le competenze tecnologiche, ma bisogna anche far cadere queste barriere che oggi, ahimè, ci sono ancora tra diciamo una struttura e diffusa collaborazione tra le istituzioni e le aziende. Questo sarà possibile però se ci diamo degli obiettivi importanti, ossia se abbiamo chiarezza di obiettivi tra gli obiettivi che sono, diciamo, delle istituzioni e quelle delle aziende, proprio per affrontare insieme queste minacce. Inoltre bisogna, secondo noi, individuare i giusti partner. Questo sarà sicuramente un punto fondamentale, perché sicuramente i rappresentanti della sfera pubblica devono partecipare attivamente e conferire un apporto significativo in termini di conoscenze e risorse stabilmente, ma anche per specifiche attività di partnership. Dobbiamo coinvolgere rappresentanti di qualsiasi livello, dalle amministrazioni locali ai livelli più alti, perché la cyber security sappiamo tutti che coinvolge tutti gli strati dell'amministrazione, e dobbiamo assolutamente coinvolgere anche le piccole e medie imprese, che spesso non hanno né la forza né la visibilità per essere chiamati a contribuire a questo tipo di collaborazione, anche per aumentare il livello di protezione generale delle infrastrutture critiche digitali. Quindi la sfera privata deve comprendere quali sono gli stakeholder e quali sono le collaborazioni da fare, anche inserendo assolutamente il mondo accademico e della ricerca. Su questa specifica tematica, quindi con riferimento all'intelligenza artificiale, sicuramente siamo stati nel mondo i precursori, no? Nel disciplinare con la IACT il regolamento europeo. Però crediamo che dobbiamo spingerci oltre, mettendo proprio a frutto qual è la capacità creativa di cui siamo capaci in Italia e in Europa. Non possiamo essere dei follower in questo dominio, come già è accaduto per altre tecnologie della cyber security. Vorrei far mio anche il pensiero di un noto scrittore, Alec Ross, che è stato anche consigliere di Barack Obama per le politiche proprio tecnologiche. Sul tema dell'innovazione, in maniera provocatoria, lui dice che dobbiamo rifuggire dal paradigma in cui gli USA innovano, la Cina copia e l'EU regolamenta. Dobbiamo invece essere attori principali di questo cambiamento. E legandomi proprio a questo tema dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto delle competenze, un tema che ci sta a cuore è quello delle risorse umane. Non ci può essere innovazione e non esiste sovranità tecnologica nazionale europea se non colmiamo l'enorme gap che si è creato proprio nel dominio cibernetico a livello europeo e mondiale. Vi tralascio i numeri che abbiamo riportato però nello scritto che poi vi verrà inviato, sui quali si vede proprio come questo gap non sia ancora colmato. E a tal proposito, per esempio, con l'articolo 9 si parla di risorse e si introducono limiti, per esempio, all'assunzione per 2 anni da parte di aziende private di personale ACN. Con questo sicuramente
si cerca di dare un freno al turnover di personale, però secondo noi è un rimedio tattico e di breve periodo che non risolve la problematica molto più ampia del gap di competenze. Su questo dobbiamo forse iniziare a pensare a piani più strutturati, a politiche di incentivazione che mirino soprattutto ad un più ampio coinvolgimento non solo dei giovani in questo settore, ma anche delle donne, e anche un'agevolazione, per esempio, a questo tipo di lavoro nel dominio cyber, anche a chi risiede in aree del paese caratterizzate da vasto tasso di industrializzazione e minor presenza di istituzioni pubbliche con esigenza di competenze cyber. Ecco, forse aggredendo in un'ottica di più lungo periodo anche questi due punti, riusciremo a incentivare molte più persone a entrare nel mondo della cyber. Sicuramente chiediamo quindi non solo da parte istituzionale dei programmi di incentivazione, ma anche l'iniziativa privata può fare molto. Se ci sono molte associazioni che sanno svolgere questa azione di awareness e di, diciamo, evangelizzazione sul tema della cyber. Mi è permesso citare una iniziativa di cui sono presidente, che è la Women for Cyber Italia, che è al terzo anno di vita operativa. Nel 2021 abbiamo creato, proprio con un gruppo di colleghe e professioniste del settore, questo capitolo italiano dell'omonima fondazione europea Women for Cyber, che è nata proprio in seno alla European Cyber Security Organization. Cerchiamo di contribuire a colmare questo divario di genere dei professionisti nella cyber security a livello europeo e quindi italiano. Ora, sicuramente dobbiamo anche ricordare in questo settore come la cyber security sia un po' affrancata da quella immagine un po' stereotipata dell'hacker che era l'unico detentore del sapere di questo dominio. Oggi la soluzione passa anche per un approccio olistico in cui la diversità di competenze in un team porta valore, accresce la capacità di problem solving e di contrasto al fenomeno degli attacchi cibernetici. Se e come ultimo punto, sì, ma se può concludere gentilmente adesso. Sì, certo, Presidente. Come ultimo punto, come hanno già fatto i miei colleghi per un cenno all'articolo 18 sull'invarianza di bilancio, sicuramente anche qui va trovata una maggiore esigenza alla tutela degli interessi strategici, e quindi per colmare questi fabbisogni più risorse in cyber security, diversi strumenti finanziari, ma anche soprattutto a beneficio delle piccole e medie imprese che oggi sono incapaci o impossibilitati a dotarsi di strumenti di cyber. Bene. La ringraziamo. Grazie. Adesso passo la parola ai deputati se intendono rivolgere domande ai nostri auditi. Prego, onorevole Casu, a lei la parola. Grazie. Magari si indica anche a chi è rivolto. In realtà è una domanda abbastanza collettiva, perché tocca un punto che è stato, diciamo, emerso in tutti gli aspetti, quello sicuramente la necessità di una regolamentazione e di procedere con un quadro ordinato e che mette insieme i vari elementi di regolazione comunitaria e nazionale nell'ottica di alzare un livello di guardia. Non ripetiamo i dati del rapporto Clusit, li avete citati, e la gravità di questa situazione. Noi siamo veramente l'anello debole. Gli attacchi aumentano molto di più nel nostro paese rispetto alle grandi economie mondiali. Io addirittura in aula, quando abbiamo parlato di legge di delegazione europea, ho fatto l'esempio del regno di Bengodi. Solo che il regno di Bengodi del Camerone di Boccaccio era un paese immaginario, un paese dove c'era una pietra che rendeva invisibile. Ora il regno di Bengodi dei cyberattacchi stiamo diventando noi, perché chi attacca si sente più invisibile che in altri paesi e preferisce attaccare il nostro paese rispetto che i paesi che investono il triplo o il doppio del loro prodotto interno lordo in termini di capacità di difesa. Da questo punto di vista, però, senza ripetere i dati, qual è la preoccupazione? È questo paradosso dell'invarianza finanziaria, perché poter aumentare la soglia di quelle che sono le necessità di figure che siano in grado nelle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli di comunicare tempestivamente, di fare quello che è giusto e che è previsto dentro il decreto a invarianza finanziaria, non significa
fare le nozze con i fichi secchi, significa fare le nozze senza fichi, anzi chiedendo ad esempio ai comuni di togliere risorse ad altro. Quindi noi forse cosa possiamo tagliare? Gli asili nido, cosa possiamo tagliare? La pulizia delle strade, cosa possiamo tagliare? I lavori pubblici per garantire la difesa dei dati personali di tutti noi nei comuni. E a questo paradosso, diciamo, logico, si aggiunge un paradosso istituzionale politico che coinvolge anche i lavori di questa prima commissione che gentilmente mi ospita. Io ho affrontato questo tema in nona commissione, quella trasporti e comunicazioni, ed è quello di quello che è successo nell'occasione della legge di delegazione europea. Io ricostruisco brevemente per chiedere anche agli auditi un parere e poi arrivo alla domanda conclusiva. Sulla legge di delegazione europea, quando parlavamo di NIS 2, abbiamo presentato una serie di emendamenti per alzare il livello di guardia dei nostri comuni. E quando l'abbiamo fatto, gli emendamenti, perché su questo tema non c'è maggioranza e opposizione, ma c'è la difesa strategica del Paese, eravamo d'accordo, maggioranza e opposizione, sono passati in questa commissione. Poi siamo arrivati in commissione bilancio, ci hanno detto che non c'era la copertura finanziaria dei costi che avrebbe portato a alzare i livelli anche per i comuni di protezione della NIS 2 e che quindi quell'emendamento, votato dalle commissioni, votato in prima commissione, votato in quattordicesima commissione, è stato poi cassato dalla bilancio, non l'abbiamo votato, è diventato un mio ordine del giorno approvato all'unanimità per chiedere comunque di provvedere un innalzamento della soglia strategica di difesa. Ora, in quell'occasione il tema è stato: non c'è sulla legge di delegazione europea una copertura finanziaria per fare questa implementazione di difesa. Ora però, come si può fare una cosa che ci è stato detto che non si poteva fare a invarianza finanziaria nella legge di delegazione europea e per questo è stato contraddetto dalla Commissione Bilancio e dall'Aula un voto parlamentare a invarianza di finanziaria con questo decreto? Quindi la prima domanda è se esiste dagli ultimi mesi a oggi una innovazione tecnologica per cui quello che aveva un costo alcuni mesi fa oggi non ha più costi, oppure se noi stiamo di fatto contraddicendo quello che in commissione e in aula abbiamo votato solo pochi mesi fa proprio su questo tema, perché parliamo anche di oneri sui comuni. E seconda domanda, si è parlato di PNRR, di legge ad hoc per i finanziamenti di vari strumenti che ci possono essere. C'è una strategia nazionale della cybersicurezza che prevede l'1,2% degli investimenti pubblici lordi. Questa è una cifra, stiamo parlando, importante, non è in questo momento stanziata. Se avete idea rispetto a questa cifra che non è stanziata di quanto servirebbe, perché non esiste che sia in varianza finanziaria, ci dovrà essere una varianza finanziaria, se non si vuole mettere in questo decreto va messa in un altro strumento, ma se avete quantificato gli oneri che sono previsti soprattutto per il lato della pubblica amministrazione, quanto dovrebbe pesare per portare avanti questa discussione insieme all'ultima discussione? E l'ultimissima domanda è relativa a un tema di cui ci siamo occupati nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche, relativo alla crittografia. È stato anche citato in un intervento. A seguito delle osservazioni che noi avevamo mandato come commissione, quindi non è maggioranza e opposizione, proprio la commissione aveva posto un tema al governo, aveva detto: attenzione, se noi chiediamo a chi è coperto dal nostro ordinamento di dare vita a degli adempimenti che sono impossibili, non otteniamo il risultato di avere quegli adempimenti, otteniamo semplicemente il risultato che tutti si rivolgano a altri soggetti. E allora buona pace di voler lavorare sulle competenze digitali, sulla formazione strategica di persone, se poi noi creiamo delle condizioni per cui, non dico che i soggetti italiani debbano essere favoriti, assolutamente, ma non devono neanche essere danneggiati da non poter operare. E allora a quel punto che cosa dobbiamo investire noi? In competenze digitali per fermare persone che lavorano, investiamo in Italia per formare e poi sono costretti ad andare a lavorare in altri paesi perché il nostro ordinamento non lo consente. Allora da questo punto di vista c'è stata anche una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha individuato come illegali le backdoor, sanzionando la direzione della Russia di Putin e di altri paesi dove si fa questo, perché rendere la trasmissione in chiaro di ciò che viene crittografato, cioè quel tipo di prestazione obbligatoria, non rende solo più facile l'accesso per motivi, diciamo, di giustizia, rende più facile l'accesso anche da parte degli hacker, da parte di tutti, e quindi abbassa anche un livello, quindi sono vari interessi che devono essere contemperati. Da questo punto di vista, alla luce di questa sentenza, alla luce del fatto che anche a seguito di questa sentenza il codice comunicazioni elettroniche non ha recepito le osservazioni che come commissione avevamo trasmesso,
A vostro avviso, dai diversi eventi punti di vista, esiste una soluzione che possa consentire tecnologicamente e anche, diciamo, da un punto di vista della difesa, di contemperare l'interesse di poter accedere alle informazioni qualora ci siano esigenze di giustizia, con il fatto che non si creino degli oneri che varrebbero solo per il nostro paese, non per gli altri, e porterebbero il ricorso di tutti i soggetti a quelle strutture e a perdere noi completamente la possibilità di esistere da un punto di vista... Onorevole Alfonso Colucci, così diamo spazio anche agli altri, prego. Grazie Presidente, è ormai chiaro che un elemento critico è proprio quello dell'invarianza di bilancio, sul quale non mi soffermo. Voglio solo ricordare che una delle cause per le quali il CAD non ha avuto piena attuazione è esattamente l'invarianza di bilancio oggi. Quindi ci ritroviamo dentro un ennesimo provvedimento che dà luogo solo ad adempimenti formali e probabilmente non sostanziali, e l'applicazione formale delle norme non costituisce un presidio naturalmente di sicurezza. Al dottor Campora vorrei chiedere gentilmente, io farò domande specifiche ad ognuno e quindi non una domanda rivolta a tutti, Presidente. Al dottor Campora, noi pensiamo che un efficace sistema di cybersicurezza debba essere un sistema di rete, e cioè non un sistema che si basi su adempimenti posti a carico delle singole amministrazioni o delle singole società o delle singole ASL, come invece questo provvedimento diciamo sembrerebbe suggerire. Pensiamo che un efficace sistema, che la cybersicurezza si generi insieme, e qui manca la visione di strutture decentrate per un effettivo effetto di resilienza cibernetica. È un po' il cuore della NIS 2, mi sembrerebbe, ma manca. Quindi, dottore, io vorrei una riflessione gentilmente su questo punto, così come in realtà, e su questo mi sembrerebbe un po' di dover contraddire la rappresentante di Cyforgate, che ha applaudito alle forme di partenariato che sembrerebbe questo provvedimento incentivi, ma probabilmente dobbiamo verificare come queste forme siano circoscritte all'articolo 7 di questo provvedimento, che riguarda un aspetto che è un aspetto assai specifico, che è l'utilizzo e il monitoraggio della intelligenza artificiale, sia pure come strumento per la cybersicurezza, e quindi un riferimento alle forme di partenariato tra pubblico e privato che in questo provvedimento sembra circoscritto all'articolo 7. E quindi chiederei al dottor Campora se ritenga che sia sufficientemente implementato in questo provvedimento l'aspetto del partenariato. Ad esempio, registro la mancanza di un riferimento all'articolo 75 del codice degli appalti, e appunto la disposizione dell'articolo 7 mi sembra di portata specifica e non generale. Così come, dottor Campora, una sua riflessione sulla mancanza in questo provvedimento di qualsiasi riferimento alla formazione e alla promozione della cultura della cybersicurezza, la cosiddetta pedagogia cibernetica. E grazie. Al dottor Sant'Agata chiederei, lui si è soffermato sulla parte penale del provvedimento, almeno per i 6 punti che ha inteso illustrarci. Vorrei chiedergli se, alla luce delle tecniche oggi di offuscamento nella commissione dei reati penali, che si realizzano attraverso la commissione dall'estero del reato o attraverso forme di anonimato, se queste tecniche di offuscamento rendano l'impianto penale di questo provvedimento idoneo ad attuare forme di prevenzione, oltre che rilevamento e sanzionamento del reato penale, e se tecnicamente esistono delle modalità che possano superare le tecniche di oscuramento. Gli chiederei anche se ritenga che l'impianto sanzionatorio amministrativo costituisca a suo avviso un'efficace fonte di deterrenza rispetto all'inadempimento degli obblighi, considerando che le sanzioni, mi pare che il massimo sia di 145.000 euro, se riferite alle grandi società informatiche multinazionali, appare ad essere del tutto diciamo irrilevante. Alla dottoressa Di Mucci le chiederei la cortesia di una riflessione su quest'altro tema.
Noi pensiamo che un efficace sistema di cybersicurezza si attui attraverso processi e non attraverso adempimenti. In questo provvedimento in realtà si introducono adempimenti, ad esempio la nomina di un referente per la sicurezza, ad esempio obblighi di notifica. Qui invece manca qualsiasi prospettiva di processo nella gestione della cybersicurezza. Ad esempio, se lei ritenga che un'analisi preventiva degli eventuali attacchi, un rilevamento e una gestione dei rischi possa costituire un necessario elemento per un'efficace politica di cybersicurezza, che a noi sembra manchi in questo provvedimento. E alla rappresentante di Cyforgate, lei si è soffermata, dottoressa, nel suo intervento sul fatto che in qualche modo questo provvedimento anticipa il recepimento in Italia della NIS 2. A me tuttavia sembra che una delle chiavi fondamentali della NIS 2 sia la certificazione dei sistemi di cybersicurezza. E in questo provvedimento a noi sembra che però manchi qualsiasi riferimento a un sistema certificatorio. Pensiamo ad esempio a una certificazione dei requisiti tecnici che devono possedere i sistemi informatici per poter assolvere un efficace presidio di sicurezza cibernetica. Pensiamo anche alle professionalità del responsabile per la sicurezza cibernetica che in questo provvedimento non vengono ad essere indicate. Allora le chiederei, gentile dottoressa, una riflessione esattamente sul tema dell'assenza di potestà e di previsioni certificatorie con riferimento agli aspetti cui le ho accennato. Grazie Presidente. Onorevole Alifano, ha chiesto anche lei? Sì. Grazie Presidente, se posso, ma io sarò brevissima. Ecco, si è parlato, ma anche in una precedente audizione, di legittima difesa informatica. Io vorrei avere insomma qualche delucidazione sul punto e capire quali sono le operazioni di difesa che possono essere ingaggiate dalle amministrazioni che subiscono attacchi e che possano poi incappare nella norma penale, sì, da dover poi invocare la legittima difesa, se vi sono semplicemente delle operazioni di oscuramento oppure se ci sono altre tecniche che possano, diciamo, prevenire e anche respingere attacchi informatici. Mi scuso di questa domanda, ma io non sono una tecnica e vorrei capire qualcosa in più. E poi c'era anche un'altra questione. Sì, rapidissimo, Presidente, non si preoccupi. Io sono sempre molto sintetica. Abbiamo ospiti, quelli della sessione successiva sono già fuori lavoro. Sì, perfetto. Allora, è stata ribadita un po' da tutti gli auditi l'esigenza che il tema della cyber security sia affrontato a livello europeo, anche con esclusione di players che non siano europei. E anche nell'affidamento dei bandi, cioè mi è parso di comprendere che ci sia tutto sommato questa esigenza, è stata ribadita anche dal rappresentante della TIM. Ora vorrei chiedere se vi è l'impressione che non si viva in questo periodo proprio un clima, diciamo, prebellico, nel senso che non si temano poi attacchi ai nostri sistemi di sicurezza nazionali e che dunque bisogna approntare un sistema che possa prevenire gli stessi. Grazie. Bene, allora, adesso chiedo scusa, vi chiedo davvero il dono della sintesi, perché abbiamo già l'ospite della Banca d'Italia che ci attende fuori alla Commissione. Cominciamo con lei allora, dottor Campora, per le risposte alle varie domande che ha ricevuto. Proverò a essere breve, anche se le domande sono interessantissime e anche complesse. Parto dall'ultima. Abbiamo a livello europeo una delle normative più tutelanti per il consumatore in termini di libera concorrenza. In un clima geopolitico come questo, noi riteniamo, chiaramente non dappertutto, ma ove c'è l'interesse strategico nazionale in campo, che dobbiamo certificare quelli che sono gli attori che possono intervenire su questo ambito e perimetro. Per quanto riguarda il tema dell'offuscamento e dell'attacco, il tema anche politico su cui starei un po' lontano, da un punto di vista tecnologico è chiaramente possibile. Ci sono una serie di problematiche giuridiche, per esempio di giurisdizioni che si attraversano quando si fanno queste operazioni, per cui lascerei alle istituzioni e autorità competenti dipanare l'elemento. Da un punto di vista tecnico, chiaramente è assolutamente possibile. Altro aspetto sulle domande degli onorevoli Casu e Colucci.
ripeto uno slogan, la cyber security è uno sport di squadra, non è uno slogan comune. Quindi il fatto di fare squadra a livello locale, a livello nazionale, correlati con le istituzioni europee, non è, come dire, è un approccio che da un punto di vista tecnico è l'unico che può avere successo per proteggerci meglio. Cito un po' di elementi. Il fatto di nominare un responsabile su ciascuna amministrazione, ancorché dobbiamo aiutarlo, ci saranno dei problemi di cultura, eccetera, da un punto di vista di governo, governance, è già un passo avanti enorme. Perché io posso avere contezza a livello centrale di un incidente, di una vulnerabilità, ma se non ho con chi parlare a livello locale e l'autorità per imporgli gli interventi risolutivi, non riesco a essere efficace e a fare alcunché. Il tema della timidezza sul PPP, chiaramente l'atto Leonardo noi riteniamo di sì, riteniamo che in un momento in cui le risorse sono limitate, far giocare i giocatori che hanno le risorse, le capacità, le competenze in modo molto più attivo a questo sport sia una delle risposte. Quindi, per esempio, è citato il tema degli investimenti prima, no? Sull'intelligenza artificiale chiaramente ci sono degli investimenti importanti da fare. Una volta che uno ha fatto questi investimenti, i ritorni su un elemento come il machine learning per la detection degli incidenti sono importanti. Oggi queste competenze ce l'ha l'industria, spingere su un PPP sull'AI finalizzata alla cyber è una delle risposte ai problemi di cui dicevamo prima. Il tema è molto dibattuto, onorevole Casu, il tema sì, la tecnologia evolve, quindi costa meno. Certamente oggi c'è una simmetria per effetto dell'AI per cui dobbiamo tenere il passo agli eventi. Se lei guarda gli attacchi in Italia che stanno incrementando, non solo direi per una impreparazione di sistema, c'è il combinato disposto anche di aspetti geopolitici che fanno oggi del nostro paese un elemento d'attacco. Ripeto, cyber è gestione del rischio. Quindi se oggi il danno a livello mondiale degli attacchi e delle minacce cyber supera i 9.000 miliardi di dollari, e a livello mondiale si spendono circa 200 miliardi di dollari, e nel nostro paese ora non ho il dato, lo tireremo fuori e ve lo daremo, significa che da un punto di vista di risparmio e di mero conto economico di gestione del rischio dobbiamo investire di più. Dottor Sant'Agata, se vuole rispondere alla domanda. Grazie Presidente, sarò brevissimo, sarò sotto le due ore per rispondere alle domande senza alcun problema, ovviamente molto telegraficamente. Il problema non sono le grandi aziende, non c'è nessuna grande azienda nel paese che non sia sufficientemente strutturata per avere un livello di resilienza per le proprie infrastrutture almeno al pari con quello degli standard degli altri paesi europei. Il problema vero sono le piccole e medie imprese. Il ventre molle da questo punto di vista non è TIM, Leonardo o altre grandi aziende, cito solo quelle presenti in aula, ma le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che a volte non vanno oltre, quando va bene, l'antivirus. Dove si prendono i soldi? Il mercato, lo dico io, il mercato della cyber security in Italia vale, in base a quale analisi di mercato si prende, dai 2 miliardi ai 2 miliardi e mezzo l'anno. L'1,2% che citava l'onorevole, guarda caso, è circa 2, qualcosa miliardi l'anno. E quindi quanto serve? Allora qui serve il piano strategico nazionale sulla cyber resilience, cioè come fanno le aziende, dove voglio arrivare e quindi quali sono stati gli attacchi, le statistiche sugli attacchi negli ultimi, supponiamo, 3 anni come metodo, su quali realisticamente noi ci vogliamo organizzare di più, vogliamo investire in cosa. Quali sono le competenze su cui punto? Quelle sul cloud, sulla cloud security, visto che si va verso la cloudificazione di tutto, quelle sulla cyber threat intelligence, cioè lo studio delle tecniche e tattiche degli avversari sul web. Una volta che ho fissato il punto futuro su dove voglio arrivare e dove voglio arrivarci con competenze nostre, perché altrimenti sovranità che significa? Allora posso dire quanto costa. Senza questi elementi diventano numeri campati in aria, e tanto per tirarne uno direi che almeno raddoppiarlo il mercato della cyber security nazionale ci porrebbe alla pari della Gran Bretagna, dove più o meno stiamo intorno ai 5,5 miliardi. Come? Beh, teniamo presente che i 600 milioni previsti dal PNRR,
tipicamente, soprattutto per la pubblica amministrazione, vanno a battere su applicativi che non sono fatti da noi. Cioè noi li possiamo installare, li possiamo gestire, poi li compriamo dall'estero. Quindi qual è il paradosso? Che questi 600 milioni, la gran parte se ne va fuori dall'Italia. E questa cosa va invertita, perché altrimenti si rischia poi di rimanere molto lontani da un concetto anche molto lasco di sovranità digitale. È sufficiente l'impianto penale previsto dalla norma sul tema della quantificazione economica? A mio avviso no, bisognerebbe essere molto molto più severi, lo dico anche contro i miei interessi, però se mi devo mettere chiaramente il cappello di chi vuole fare anche un po' di contributo positivo alla public policy, 10.000 euro chiaramente fanno ridere, e quindi molto molto di più. Su se sia possibile su operazioni dall'estero avere poi contezza, io sono un po' meno ottimista rispetto ad Andrea Campora, che però essendo molto più bravo di me, ovviamente probabilmente riesce di più a capire. E la differenza tra un attacco nucleare e uno cyber è che l'attacco nucleare non lo puoi nascondere, piccolo a piacere, e quello cyber non te ne accorgi. Se io triangolo, stando a Roma, tramite la Thailandia, passando per il Libano, ritornando a Roma, è molto complicato fare questo tipo di lavoro che viene chiamato dai tecnici attribution. Quindi certamente l'impianto penale va benissimo, è necessario, quindi la risposta non è e quindi non serve a niente perché non è da deterrere. No, serve, certamente serve. Sul tema della dimensione economica sarei molto più assertivo se fossi il legislatore, però quando vai fuori dall'Italia chiaramente diventa un problema non banale. Per ristrettezze di tempi e necessità dell'Aula mi fermo qua. Perfetto, grazie. Adesso mi pare che sia stata rivolta una domanda anche alla dottoressa Dinucci, si può rispondere anche lei molto sinteticamente, grazie. Sì, grazie Presidente. Sì, volevo appunto un attimo intervenire sul punto dell'importanza del processo nella gestione della cybersicurezza. Ringrazio l'onorevole Colucci per la domanda, perché c'entra un punto effettivamente. Sicuramente il DDL da questo punto di vista indica un percorso importante per andare a strutturare meglio la gestione del processo e indica alcuni tasselli importanti. È chiaro che per esempio il riferimento che facevo sull'intelligenza artificiale non è casuale da questo punto di vista, perché l'intelligenza artificiale applicata alla cyber security consente di aumentare la proceduralizzazione e l'efficacia dei processi e quindi naturalmente anche in termini proprio di rafforzamento della capacità della protezione dei propri sistemi. Per fare un esempio, noi abbiamo sviluppato una piattaforma che si basa su un algoritmo di intelligenza artificiale che consente di potenziare la capacità predittiva, analitica delle organizzazioni presso cui sono soprattutto pubbliche, piccole e medie imprese, delle organizzazioni con cui appunto presso le quali mettiamo a disposizione questa piattaforma. Da questo punto di vista, secondo me forse è anche un esempio da citare, è quello dell'HyperSOC, che è appunto il progetto che ACN sta portando avanti per la creazione di un SOC nazionale e centralizzato. Sono fondi PNRR in quel caso, e lo sta facendo collaborando con quattro attori del settore privato. Per quanto riguarda la connettività ci siamo appunto noi di Fastweb, e quello è sicuramente un esempio virtuoso, un progetto importante che potrebbe consentire chiaramente di rafforzare in maniera significativa la resilienza del paese rispetto all'evolversi delle minacce cibernetiche. Grazie dottoressa. Adesso concludiamo con la dottoressa Benigni, a cui pure è stata rivolta una domanda, e poi concludiamo la sessione. Prego. Sì, grazie mille, sarò brevissima perché sulla parte dell'invarianza di bilancio, sulla parte dei finanziamenti hanno già risposto i miei colleghi e sono assolutamente d'accordo con loro. L'onorevole Colucci parlava appunto forse della parte che ho citato sull'articolo 7, quindi della partnership pubblico-privato. Come ho già
accennato nel mio discorso, sicuramente l'articolo 7 non è esaustivo, perché sicuramente dobbiamo aumentare questa parte, questa partnership, non solo nella parte di formazione e dell'intelligenza artificiale, ma innanzitutto su tante altre tecnologie che sono alla base della cyber security, ma anche sulla innovazione, sulla ricerca, anche per avere nuovi proprio tecnologie abilitanti proprio al contrasto delle nuove minacce. Quindi sono d'accordo con lei, va ampliato moltissimo questa partnership. Grazie. Per questione di tempo non mi soffermo molto sulla NIS2, però sicuramente sono d'accordo e deve essere sviscerata in maniera molto più adeguata all'interno di un quadro normativo in divenire, perché qui è solo accennata. Grazie mille. Grazie. Spero a voi, grazie a tutti gli intervenuti di oggi, cioè al dottor Campo, al dottor Santara, alla dottoressa Dinucci, la dottoressa Benigni. Ovviamente l'invito che già vi ho rivolto lo sottolineo ancora, soprattutto nelle parti che voi ritenete possano essere utili in termini di emendamento possibile da parte dei deputati. Grazie, buona prosecuzione di giornata e passiamo subito alla... Inizio della seconda sessione. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia. Nell'ambito dell'esame in sede referente, il disegno di legge 1717 del Governo, disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati con delle modalità stabilite e aggiunte per il regolamento. Avverto inoltre che possiamo andare in web TV se il nostro audito ci dà il suo consenso. Sì, benissimo, quindi siamo in online, diciamo così, siamo in onda. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento in 10 minuti per dar modo poi ai deputati che volessero rivolgere delle domande, cui poi dopo lei eventualmente replicherà. Se ha una documentazione, ci ha già inviato un suo documento scritto? No, ecco, però se ce lo lascia oppure se vuole integrarlo può farlo, in modo tale che possa essere poi inserito, pubblicato sul nostro sito internet. Do quindi la parola appunto al Enzo Serata, direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia. Prego, dottor Serata, a lei la parola. Perfetto, grazie mille Presidente, onorevoli deputati. Ringrazio per l'invito a svolgere questa audizione. Leggerò una breve relazione saltando alcuni aspetti di dettaglio, lascio comunque la relazione a disposizione delle commissioni. Questa audizione sul disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza mi dà l'occasione di illustrare le funzioni dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia, costituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e di indipendenza operativa, come previsto dagli standard internazionali e dalla normativa europea. La Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dell'UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendo i mezzi finanziari e le risorse idonee ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le vicende emerse nelle scorse settimane in materia di accessi abusivi e di indebita diffusione di informazioni confidenziali e di segnalazioni di operazioni sospette hanno posto in luce il fondamentale tema della riservatezza delle informazioni gestite dalle autorità preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È su questo tema che mi soffermerò in particolare nella mia relazione. In tale contesto, dopo aver sottolineato alcuni punti qualificanti del DDL, passerò a descrivere l'assetto regolamentare di controllo predisposto a tutela della sicurezza delle informazioni dell'unità, e proverò a indicare possibili interventi normativi idonei a rafforzare la riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette e degli altri dati gestiti da lui.
Sulla base, passo a descrivere alcuni punti qualificanti del disegno di legge. Sulla base di specifici input europei, l'ordinamento nazionale ha definito il perimetro in tema di sicurezza nazionale cibernetica mediante misure volte a garantire necessari standard di sicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Nel delineato contesto, il disegno di legge in esame presso codeste commissioni introduce un obbligo di notifica di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici a carico di determinate pubbliche amministrazioni e relative società in-house. Inoltre l'ACN potrà segnalare soggetti pubblici o che forniscono servizi pubblici specifiche vulnerabilità a cui essi risultano potenzialmente esposti. I destinatari di tali segnalazioni devono provvedere senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione all'adozione degli interventi risolutivi indicati. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza, il nucleo per la cybersicurezza costituito presso l'ACN potrà essere convocato in composizione ordinaria o prevedendo la partecipazione di un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo della Banca d'Italia, di uno dei, o più operatori inseriti nel cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di eventuali altri soggetti interessati alle stesse questioni. In proposito va ricordato che in data 12 dicembre 2022 la Banca d'Italia e l'ACN hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la collaborazione in materia di sicurezza cyber, con il quale si sono impegnate a cooperare per innalzare il livello di resilienza cibernetica nei rispettivi ambiti di competenza, scambiando informazioni e realizzando sinergie virtuose per la protezione dalla minaccia cyber. Le pubbliche amministrazioni tenute al citato obbligo di notifica devono individuare una struttura preposta alle attività di cybersicurezza anche all'interno di quelle già presenti. È prevista la nomina del referente per la cybersicurezza, unico punto di contatto delle amministrazioni con le ACN. Il disegno di legge apporta poi rilevanti modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici, nonché al codice di procedura penale, alle norme sui collaboratori e testimoni di giustizia e al regime delle intercettazioni, nonché alle sanzioni a titolo di responsabilità amministrativa degli enti ex DLGS 231 del 2001 in caso di reati informatici. L'UIF rappresenta dal 2008 la Financial Intelligence Unit italiana, struttura posta dai principi internazionali in posizione centrale all'interno dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con il compito di ricevere, analizzare e disseminare le cosiddette segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse da tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Essa svolge quindi un ruolo di raccordo tra la diversificata componente privata e quella pubblica del sistema, esercitando anche compiti regolamentari e di controllo su una vasta platea di operatori. Dalla costituzione dell'UIF si è registrata un'eccezionale crescita del numero delle segnalazioni, che sono passate dalle circa 12.500 del 2007 alle oltre 150.000 del 2023. Complessivamente le soste ricevute nel 2023 si riferiscono a 1.400.000 ricorrenze soggettive, cioè persone fisiche e giuridiche, 980.000 rapporti e 1.800.000 operazioni, quindi una notevole massa di informazioni da gestire ogni anno. Le analisi della UIF si avvalgono dell'ampio patrimonio di dati in suo possesso e sono volte a comprendere sotto il profilo tecnico-finanziario il contesto da cui scaturisce la segnalazione, a individuare i collegamenti soggettivi e operativi, a ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e a identificare le possibili finalità sottostanti. I dati anagrafici dei soggetti presenti nelle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute sono trasmessi anche alla DNA in forma anonimizzata, utilizzando algoritmi di hashing, al fine di acquisire indicatori che agevolino l'individuazione di contesti collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo, oltre che a consentire alla DNA la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso. Solo nei casi di positività, il cosiddetto matching anagrafico positivo, alla DNA sono inviati i dati e informazioni tratti da tali segnalazioni, utilizzati anche al fine di esercitare il potere di impulso di nuove investigazioni. Al termine dell'analisi finanziaria, le segnalazioni di operazioni sospette e le relative analisi sono trasmesse mediante canali informatici protetti alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per i successivi approfondimenti investigativi. A fronte del continuo aumento dei flussi di segnalazione trasmesse, la UIF ha affinato costantemente i propri processi di lavoro e di analisi.
i metodi e le tecnologie impiegati, l'organizzazione del lavoro sono stati progressivamente rinnovati, vagliando sempre attentamente costi e benefici e dedicando la massima attenzione ai profili di sicurezza e riservatezza delle informazioni. Con riferimento agli aspetti di regolamentazione interna, la UIF nel corso degli ultimi anni ha emanato diverse circolari a tutela della riservatezza. In tema di presidi tecnologici, l'acquisizione dei flussi segnaletici dall'esterno, così come la disseminazione agli organi investigativi e alla DNA, avvengono tramite canali informatici crittografati e connotati da elevati requisiti di sicurezza. Anche le fasi di trattamento interno delle segnalazioni di operazioni sospette, le interlocuzioni con i segnalanti, gli scambi con l'autorità giudiziaria avvengono con modalità protette, tramite apposite procedure informatiche dedicate, cito Radar e SAFE. Si tratta di ambienti informatici che non solo garantiscono la sicurezza degli scambi, ma prevedono anche la possibilità di effettuare il monitoraggio degli accessi alle informazioni da parte degli addetti e quindi ricostruire la loro coerenza ai fini istituzionali. La UIF verifica costantemente l'adeguatezza dei presidi informatici e nel tempo ha assunto iniziative per la manutenzione, l'aggiornamento e il potenziamento di tali sistemi e ha definito presidi tecnici, amministrativi e di supervisione interna dei processi di lavoro. Un rafforzamento della sicurezza dei processi di gestione delle soste deriverà inoltre dall'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 dicembre 2023 tra DNA, Guardia di Finanza, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per conto della DIA e l'UIF, secondo cui tutti gli scambi di informazioni fra le autorità inerenti alle SOS avverranno in modo cifrato tramite il portale SAFE. A fronte del verificarsi di casi di indebita pubblicazione di notizie tratte da SOS, la UIF effettua una sistematica ricostruzione degli accessi degli addetti alle SOS, individuandone le motivazioni, laddove non evidenti, anche con richieste di chiarimento agli addetti stessi e ai titolari delle unità di base. I risultati di tali verifiche, avviate sistematicamente nel 2017 a seguito della diretta accessibilità della UIF ai log degli accessi e dal luglio 2021 affidate a una neocostituita funzione di controllo interno, hanno evidenziato sempre accessi compatibili per perimetro, orario e frequenza con le funzioni istituzionali svolte dagli addetti all'unità. Le soluzioni informatiche, per quanto sofisticate, non possono prevenire del tutto casi di infedeltà di singoli dipendenti. Appare dunque quanto mai opportuno che il DDL in discussione preveda un sistema sanzionatorio penale che scoraggi tali comportamenti. Al fine di garantire la riservatezza delle segnalazioni, il DLGS 231/2007, il decreto antiriciclaggio, contiene cautele per i segnalanti e le autorità. I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare adeguate misure di protezione delle informazioni trasmesse. La segnalazione deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante. Occorre omettere riferimento ai segnalanti nella documentazione eventualmente trasmessa all'autorità giudiziaria, che può richiedere l'identità solo con decreto motivato. I dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Le segnalazioni di operazioni sospette e i flussi informativi a esse collegati sono assoggettati a un rigoroso regime di riservatezza, presidiato anche da sanzioni penali, ai sensi degli articoli 38, commi 3 e 3 bis, 39, comma 1 e 55, comma 4 del decreto antiriciclaggio. Con la riforma operata nel 2022 con la legge 25, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente... Dottore, se magari, che sono già conclusi i 10 minuti, se può andare... Sì, arrivo subito. Grazie. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione delle informazioni trasmesse dall'UIF e il contenuto delle medesime. Nonostante l'ampliamento dell'ambito oggettivo delle informazioni coperte da riservatezza operato nel 2022, la sanzione penale prevista in caso di tali prescrizione è subordinata all'eventualità che venga disvelata l'identità del segnalante. Andrebbe quindi superata l'attuale differenziazione di fattispecie penali presente nel DL 231/2007, tesa a sanzionare la rilevazione indebita dell'identità del segnalante, che è punita da 2 a 6 anni, e il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospetto del flusso di ritorno previsto in materia, che è punita con una fattispecie contravvenzionale
quindi solo con 6 mesi, una pena da 6 mesi a un anno e con un'ammenda da 5.000 a 30.000 euro. Quindi proponemmo di prevedere un'unica fattispecie di reato adeguatamente punita per tutelare la riservatezza in sé delle informazioni antiriciclaggio, assicurando quindi una piena tutela dei diritti dei vari soggetti coinvolti e la preservazione dell'identità del segnalante, magari con un aggravante per quest'ultima fattispecie. L'aumento delle sanzioni penali previsto dalle modifiche dell'articolo 615 ter del codice penale introdotte dal disegno di legge in discussione, all'articolo 11 in particolare, non appare infatti sufficiente, in quanto punisce gli accessi abusivi alle basi dati e non l'uso o la rivelazione indebita di informazioni tratte dal sistema medesimo, che può avvenire anche a seguito di accessi non abusivi. Qualora codeste commissioni lo ritenessero opportuno, l'UIF è disponibile a fornire il proprio contributo per una formulazione di una proposta di legge. Grazie ancora. Grazie a lei, direttore. Vi sono domande da parte, si prego, onorevole Colucci. Dottor Serata, intanto la ringrazio per la sua relazione. Vorrei delle valutazioni che partono dalla disciplina dell'AI Act, che naturalmente ha con riferimento agli algoritmi sull'intelligenza artificiale un approccio che è basato sul rischio, sull'analisi del rischio. In particolare i dati bancari relativi al conto corrente, ad esempio, o relativi alla capacità della persona di contrarre mutui, quindi la sua affidabilità bancaria, sono dall'AI Act considerati dati ad alto rischio e quindi relativi algoritmi di intelligenza artificiale sono, diciamo, trattati con particolare cautela in questo regolamento europeo. In questo provvedimento noi registriamo una norma contenuta nell'articolo 7 che affida all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica esattamente le funzioni di, leggiamo letteralmente, di promuovere e sviluppare ogni iniziativa volta a valorizzare l'intelligenza artificiale, sia pure come strumento per la tutela della cybersicurezza. E noi sappiamo che il principio del follow the money, quindi i dati bancari, sono essenziali per una strategia e per una tutela di perseguimento del crimine, e tra questi anche del crimine cibernetico. Sappiamo però anche che l'AI Act stabilisce che gli strumenti di intelligenza artificiale richiedano da parte di ciascuno Stato appartenente all'Unione Europea la istituzione o l'affidamento ad autorità indipendenti, autorità amministrative indipendenti o autorità giudiziaria. E la CN invece è un'autorità governativa di nomina diretta del Presidente del Consiglio. E quindi attraverso l'articolo 7 noi abbiamo potenzialmente l'attrazione del tema dell'intelligenza artificiale e quindi anche del tema della sicurezza bancaria, dei dati bancari, a favore di una agenzia che è governativa e quindi non può essere strettamente definita come indipendente. Allora vorrei conoscere da parte di Banca Italia quali sono le valutazioni in relazione all'articolo 7, soprattutto con riferimento agli algoritmi di intelligenza artificiale che inferiscono sui dati dei conti correnti bancari e dell'affidabilità bancaria della persona. Grazie. Grazie, se non vi sono domande, no, quindi prego direttore può rispondere. Sì, grazie onorevole. Dunque, a me sembra che siano due temi distinti, insomma l'articolo 7 che lei citava dà al compito dell'ACN il compito di sviluppare, incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'AI Act a cui ha fatto riferimento e che è stato approvato a livello europeo stabilisce in vero delle particolari cautele, come lei ricordava, per l'utilizzo di queste informazioni in particolari settori di estrema delicatezza. Insomma, quello che lei citava, quello dell'affidamento, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ai fini dell'affidamento, è uno di questi settori dove è previsto che ci sia un'autorità indipendente che valuti il tipo di accortezze che devono essere utilizzate per evitare che queste nuove procedure non incidano sui diritti fondamentali delle persone. Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, il considerando 38 della AI Act esclude le Financial Intelligence Units dall'applicazione di questa norma. Ciò non significa che noi non siamo sensibili a questo tema, perché naturalmente
trattiamo informazioni particolarmente sensibili. Noi abbiamo al momento alcuni esperimenti di utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto per identificare le imprese, quindi applicate a livello di impresa per verificare ad esempio possibili caratteristiche idonee a renderle più soggette a infiltrazione della criminalità organizzata. Se si tratta però dell'applicazione con riguardo a imprese, questo va riguardo a persone, questo naturalmente è un tema di estrema delicatezza, quindi anche se noi saremo esclusi da questa, in base all'articolo, al considerando 38 della AI Act, da queste novero di procedure ad alto rischio, siamo intenzionati ad adottare un sistema di codice etico interno per evitare appunto che le nostre procedure e possibili utilizzi di intelligenza artificiale a fini di antiriciclaggio possano in qualche modo ledere i diritti fondamentali delle persone. Quindi sono assolutamente, diciamo, in linea con i principi basilari dell'AI Act, anche se credo sia un aspetto distinto rispetto all'articolo 7 a cui lei faceva riferimento. Che la CN sia messo in posizione, diciamo, istituzionalmente non adeguata per occuparsi di questo tema, fondamentalmente credo che la sua valutazione abbia del fondamento, perché al di là dell'indipendenza credo che l'applicazione dell'AI Act e la valutazione delle procedure cosiddette ad alto rischio abbiano bisogno, diciamo, di un fondamento etico e quindi di conoscenze giuridiche, etiche, diverse da quelle che caratterizzano invece la CN. Grazie direttore, la salutiamo e magari se ci lascia il suo documento. Salutiamo quindi il direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia, dottor Enzo Serrata, e facciamo subito entrare il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Sì. Se no ce lo puoi inviare per posta elettronica. Grazie. Iniziamo con la terza sessione, salutiamo il sottosegretario Siracusano che ci ha raggiunto. Buongiorno prefetto. Prego. Buongiorno. Prego, si accomodi prefetto. Con i suoi ospiti che possono sedersi al fianco. Grazie. Iniziamo con la terza ed ultima sessione destinata alle audizioni sul disegno di legge 1717. Appunto, abbiamo oggi l'audizione informale di Bruno Frattasi, prefetto e direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, appunto l'ANC, nell'ambito dell'esame in sede referente il disegno di legge 1717 Governo, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto e in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto inoltre che in base alle disposizioni sempre adottate dalla Giunta, le audizioni possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Il prefetto ci dà il suo consenso ad andare online? Perfetto, quindi siamo in onda. Non essendovi obiezioni, pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento in 10 minuti, prefetto, se possibile, per dare modo ai deputati di porre delle domande e cui seguire la replica dell'audito, che potrà inviare alla segretaria della Commissione, qualora non l'avesse già fatto, un documento scritto. E questo è sempre, come dire, una raccomandazione che io rivolgo, perché credo che avere documento scritto sia sempre utile. Documentazione ovviamente, se verrà inviata o consegnata, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Prego, prefetto. Grazie Presidente, ringrazio dell'occasione e dell'opportunità che mi viene offerta e ringrazio anche il Presidente della Commissione Giustizia, che non è presente, ma l'audizione si svolge a Commissioni Riunite, e quindi saluto tutti i componenti delle commissioni delle due commissioni che sono qui presenti. Ora, data la ristrettezza del tempo, io mi limiterò a fare delle considerazioni relative ad alcuni passaggi del provvedimento, del disegno di legge 1717, che mi sembra richiedano una qualche precisazione, un qualche chiarimento, un qualche approfondimento, in relazione al fatto che, soprattutto nelle precedenti
precedenti tornate di audizioni di esperti, sono stati sollevati dei punti di perplessità con riguardo per esempio alla manovra anticipatrice, cosiddetta anticipatrice, della NIS 2, con riguardo sia alla platea dei soggetti prevalentemente pubblici che sono considerati ai fini di questa anticipazione dal disegno di legge, e sia con riguardo al fatto che siano esclusi quindi da questa manovra dei soggetti privati che pure sono punto di riferimento della disciplina NIS 2. Poi mi soffermerò su alcuni altri punti relativi all'impegno della CN, naturalmente nei tempi che mi sono stati assegnati, cercando di rispettarli il più possibile. Tutto comunque è contenuto in questa relazione che depositerò a conclusione di questa mia audizione. Ora, riguardo al primo aspetto, terrei a dire che il fatto che abbiamo portato, come abbiamo detto nella nostra relazione, nel fascio di luce della direttiva NIS 2 alcuni soggetti pubblici, essenzialmente quelli citati nell'articolo 1 del disegno di legge, stiamo parlando delle pubbliche amministrazioni locali, stiamo parlando dei comuni, stiamo con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, stiamo parlando delle aziende sanitarie locali, delle regioni stesse, eccetera, società in house e quant'altro, risponde al fatto che effettivamente questo panorama diciamo della pubblica amministrazione locale, regionale e locale, era del tutto privo di un corpus normativo che facesse riferimento e desse loro quindi una guida riguardo a quella che doveva essere la loro postura cibernetica, cioè la loro postura di sicurezza informatica. Abbiamo poi osservato nell'ultimo anno che proprio in relazione a questo determinato panorama di soggetti si era andata affermando una minaccia cibernetica piuttosto consistente. Noi ricordiamo tutti, e lo vorrei ricordare anche in questa audizione, che una parte degli attacchi, non tutti ovviamente, ma una buona parte degli attacchi cibernetici che abbiamo registrato nel 2023 e che sono nel complesso considerevolmente cresciuti, si sono abbattuti, cioè hanno riguardato proprio comuni, aziende sanitarie locali, società di trasporto pubblico, eccetera. Quindi l'urgenza, anche se non è un provvedimento d'urgenza, e questo lo voglio sottolineare, va a merito della iniziativa che ha preso il governo, se posso, perché lascia aperto al dibattito, al confronto parlamentare, i tempi necessari per un approfondimento più disteso dei contenuti delicati che sono appunto rientrano nel campo applicativo delle disposizioni che stiamo commentando. Quindi l'immediatezza dell'intervento in qualche modo era determinata proprio dal fatto, e resta determinata dal fatto, che si tratta di soggetti per i quali appartenenti al panorama dei soggetti pubblici, per i quali è più avvertita come immediata l'esigenza di una messa in protezione del loro patrimonio digitale. E una messa in protezione del loro patrimonio digitale richiede appunto che venga adeguatamente innalzata la postura cibernetica di questi soggetti. Ecco perché il disegno di legge all'articolo 1 mette sotto il fuoco dell'attenzione del provvedimento questi soggetti, e vorrei dire con un impegno organizzativo tutto sommato anche contenuto, perché noi abbiamo scelto, la CN ha proposto questo naturalmente, e rivendico a pieno titolo questa scelta che è stata, me ne rendo conto, favorevolmente accolta a livello politico dal governo, di procedere con una certa gradualità al irrobustimento di questa postura cibernetica, nel senso che in primo luogo viene l'obbligo di notifica degli incidenti, prima di ogni altra cosa. E perché viene in relazione questo obbligo? Non certo perché noi vogliamo, diciamo, sanzionare o approcciare il problema dal punto di vista sanzionatorio e punitivo, cioè colpire coloro che sono in ritardo o non hanno ancora assunto quella postura di difesa cibernetica che vorremmo e che auspicheremmo, e quindi, diciamo, metterli nel riflettore dell'agenzia soltanto per l'aspetto sanzionatorio. Premetto che, e voglio precisare, che in questo momento l'agenzia non ha mai sanzionato alcun soggetto pubblico, anche amministrazioni centrali che abbiano avuto, abbiamo appena cominciato un ciclo di ispezioni, che rientrano tra l'altro in un target, che è un obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci obbliga proprio a farne un certo numero fino al 31 dicembre 2024.
nell'ambito di questo anno, ripeto, non perché si voglia colpirli dal punto di vista sanzionatorio, ma perché ci si vuole mettere nelle condizioni di poter mettere a nostra volta l'agenzia di poter conoscere meglio la minaccia cibernetica, perché la notifica degli incidenti a questo serve, cioè serve a portare in emersione una minaccia che altrimenti resterebbe sommersa. Le strutture concettuali della sicurezza, lo dico sempre, lo ripeto anche in questa, ho piacere di ripeterlo anche in questa audizione, sono esattamente identiche, qualunque sia l'ambito in cui queste strutture concettuali vengono ad essere calate. Per cui la prevenzione, la protezione nel nostro caso della superficie digitale, la migliore e più adeguata protezione passa anche per una migliore e più adeguata conoscenza del tipo di minaccia con cui ci confrontiamo. Quindi questa minaccia può essere conosciuta in maniera adeguata e compiuta anche e soprattutto attraverso la notifica degli incidenti, cioè la completa conoscenza della struttura della minaccia, degli elementi che compongono la minaccia. E questa conoscenza la possiamo avere soltanto attraverso la conoscenza immediata e diretta, impresa diretta, mi verrebbe da dire, con le amministrazioni che subiscono l'impatto. Amministrazioni che subiscono l'impatto proprio perché vengono a ricadere nello fascio di operatività dell'agenzia possono anche godere dell'immediato intervento riparatorio dell'agenzia, cioè dell'immediato intervento di supporto e di sostegno dell'agenzia attraverso l'OCSIRT. L'OCSIRT è quell'organismo che siede presso l'agenzia in collegamento con tutti gli altri centri di competenza e agenzie in Europa, e direi potrei anche aggiungere nel mondo, perché noi tra qualche mese, a metà maggio, ci confronteremo nell'ambito del G7 con gli altri centri di responsabilità di cybersicurezza mondiali, e quindi diciamo intratteniamo rapporti bilaterali e anche multilaterali continui con questo mondo per dare il nostro apporto, il nostro sostegno esperienziale, operativo nei confronti di queste amministrazioni che vengono impattate e aiutarle a risollevarsi il prima possibile da un incidente informatico. La resilienza questo è, Presidente, la resilienza in questo senso va declinata e va intesa, cioè come capacità delle amministrazioni impattate, pubbliche, ma di ogni altro soggetto impattato, di poter riabilitare i propri servizi nel più breve tempo possibile. E nel più breve tempo possibile significa intervenire tempestivamente, cioè sapendo subito della minaccia e potendo quindi intervenire post factum nel più breve tempo possibile, come dicevo. Ma significa anche un'altra cosa. Portarli nel fascio di luce della NIS 2, come abbiamo detto e come diciamo meglio ancora più esplicitamente nel documento che consegnerò, cioè fare in modo che questi stessi soggetti possano conoscere dall'attività di monitoraggio che il CSIRT, cioè lo stesso organismo, compie, qual è la minaccia e la vulnerabilità a cui sono esposti e poter agire in prevenzione, prima ancora cioè che l'impatto, cioè l'incidente informatico avvenga. Quindi c'è una duplice funzione, una duplice virtuosa funzione che vogliamo attingere, a cui vogliamo arrivare. Dirò anche qualche parola, Presidenza, se mi è consentito, su un altro aspetto che è stato toccato negli interventi di approfondimento che sono stati compiuti qui in agenzia e che riguarda l'aspetto formativo dell'agenzia, cioè la formazione. La formazione dell'agenzia è un elemento fondamentale dell'attività che svolge l'agenzia. Voglio ricordare anche per incidence che la formazione è uno dei fattori abilitanti della strategia nazionale di cybersicurezza. Come la decliniamo? La formazione significa contribuire a creare nel Paese una workforce, cioè una forza di lavoro adeguata rispetto alla complessità del tema digitale che noi affrontiamo. Come la stiamo cercando di sostenere questo sforzo? In due modi. Uno diretto, che l'Agenzia sta direttamente, cioè svolgendo, attraverso atti collaborativi che abbiamo per esempio assunto con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, eroghiamo formazione nell'ambito della Scuola Nazionale, lo faccio io stesso, naturalmente lo fanno i dirigenti dell'Agenzia in maniera strutturata, perché c'è un protocollo e un accordo e un'intesa già raggiunta con la Presidente Severino, che come sapete è a capo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e ci sono altre iniziative che stiamo portando avanti in partenariato con soggetti pubblici e privati per creare le cosiddette e-academy, cioè quelle che sono delle accademie, delle scuole, diciamo, formative e dirigenziali che vanno non solo a vantaggio di coloro che vogliono conoscere
la materia cyber per potersi impegnare sulle attività cyber, nel pubblico come nel privato, ma anche a coloro, cittadini, liberi professionisti, persone comuni, diciamo, che non svolgono un'attività o un lavoro in campo informatico, non sono professionisti dell'informatica, ma vogliono conoscere meglio il tema cyber perché vogliono proteggersi meglio come individui, come cittadini, come liberi professionisti dal rischio cyber che incombe trasversalmente su ognuno, soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti collettivi, soggetti individuali. Questo è il per quanto riguarda poi la formazione, io vorrei qui accennare sinteticamente che stiamo prendendo anche iniziative per andare a diciamo in maniera indiretta, dicevo una forma diretta e una forma indiretta, per andare indirettamente ad alimentare una cultura del digitale. Io credo e spero di poter concludere un accordo con il ministro Valditara, con il ministro dell'istruzione e il merito, per diciamo che venga inclusa la cultura cyber, l'educazione informatica nei percorsi didattici di vario livello. Io credo, e lo ribadisco, l'ho detto in varie occasioni, la ringrazio per potermi dare questa opportunità di ribadirlo anche in questa così solenne e ufficiale occasione, che l'informazione, la cultura, l'educazione al digitale e all'uso del web in maniera corretta debba essere impostata fin dal ciclo primario dell'educazione, proprio perché venga diciamo alimentato un humus che possa consentire a tutte le leve studentesche, da quelle giovanissime a quelle meno giovani, di poter avere un approccio consapevole e responsabile al tema cyber. C'è un altro tema che qui poi mi direte voi se sono troppo lungo, affrontare, che è quello relativo all'intelligenza artificiale, in particolare a quell'articolo 7 che fa riferimento all'impegno della CN sull'intelligenza artificiale. Ecco, qui si è affacciato qualche dubbio sul fatto che l'intelligenza artificiale venga associata alla CN. Ecco, io vorrei qui, proprio per che l'elemento è delicato e diciamo meriterebbe un approfondimento a parte, leggere qualche stralcio della relazione, perché magari nel parlato e per velocità del parlare si potrebbe perderne qualche contenuto, ma sarò breve. Allora, la questione dell'ACN in rapporto all'intelligenza è stata soprattutto sollevata con riferimento all'articolo 7. Da dove si delinea uno specifico compito consistente nel curare la sicurezza informatica dei sistemi di intelligenza artificiale, con riferimento anche agli aspetti di carattere etico che attengono soprattutto ai loro output, agli output cioè dei sistemi di intelligenza artificiale, in ragione delle preoccupazioni che si vanno affacciando da più parti sul rispetto della persona, dei diritti umani e della dignità della persona. A parte ogni ragionamento che qui stralascio, la questione che qui si vuole sottolineare è che l'uso incrementale dell'intelligenza artificiale, destinato certamente a un'espansione senza precedenti, e per certi versi anche dall'esito imprevedibili, per gli aspetti non deterministici dei suoi algoritmi, non è scindibile dai profili di sicurezza informatica. E non lo è, in quanto la sicurezza informatica in questo ambito non è concepibile in termini puramente di resilienza e di robustezza dei prodotti o dei servizi, ossia in un'accezione che ricomprende più ampia, ma deve essere invece inteso in un'accezione più ampia che ricomprende anche l'uso finalistico dei programmi e l'assenza in essi, nella loro progettazione, dei cosiddetti bias, cioè di quei pregiudizi che influiscano in maniera discriminatoria sul già citato output. Non è altro questo che l'applicazione anche nel campo dell'intelligenza artificiale, come già esiste in altri campi di tecnologie diciamo avanzate, del principio ormai consolidato della security by design, cioè di una sicurezza informatica dei prodotti e dei servizi digitali che viene considerata fin dal primo momento, cioè dal momento della progettazione, fin dal primo momento del loro utilizzo e per tutto il loro ciclo di vita. Cioè qualcosa che accompagna i prodotti e i servizi per l'intera durata della loro vita, per l'intera durata del loro utilizzo. Certo, si è detto, ma il DDL intende attribuire alla nostra agenzia la determinazione del quadro valoriale nel momento in cui fa riferimento agli aspetti etici. Mi permetto di dire che non è così. Non è così perché quel quadro valoriale a cui fa riferimento la norma, la norma è perfettibile naturalmente, mi guardo bene dal dire che sia una norma non diciamo appunto chiusa a ogni possibile, ma dicevo il quadro valoriale a cui fa riferimento il mio testo
e cui fa in qualche modo riferimento anche la norma quando parla di uso corretto e uso etico, fa riferimento invece, o intende far riferimento invece, a un framework eterodeterminato di regole condivise che trova e troverà origine da fonti esterne ed estranee all'agenzia, linee guida mondiali, europee, documenti che in qualche modo non appartengono all'agenzia, ma di cui l'agenzia deve curare l'applicazione e il rispetto nel momento in cui valuta, fa lo scrutinio tecnologico, opera lo scrutinio tecnologico di questi servizi e di questi prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro, questa disposizione, mi permetto di osservare anche una cosa, si pone in linea di continuità con un filone legislativo continuamente alimentato che ha collegato l'uso delle tecnologie dirompenti, nel cui ambito certamente rientra l'intelligenza artificiale, assumendo quasi un ruolo emblematico in questo ambito, la necessità di garantire il presidio della cybersicurezza, presidio in cui noi, diciamo, siamo autorità nazionale, l'agenzia è autorità nazionale di riferimento. E vorrei anche sottolineare il rapporto tra intelligenza artificiale e cloud computing, cioè tra la forza computazionale, la potenza computazionale che verrà espressa dal passaggio al cloud computing combinato e integrato dai sistemi di intelligenza artificiale, la capacità estrattiva che dei dati che potrà essere ancora più incrementata dall'uso dei sistemi di intelligenza artificiale combinati con i computer, i calcolatori, come si direbbe una volta, a più alta capacità computazionale di cui oggi disponiamo e di cui disporremo anche in futuro, anche in seguito. Il prefetto, se può andare alle conclusioni. Vado a concludere dicendo quindi che naturalmente resta impregiudicata, queste riflessioni ovviamente sono soltanto per chiarire, volte a chiarire la connessione che esiste intrinseca e in reciproca interdipendenza tra sicurezza informatica e sistemi di intelligenza artificiale. Vado a concludere infine con un cenno alle disposizioni di carattere penale, sostanziale e processuale che sono contenuti nel capo secondo. Lì è delineata una risposta penale, diciamo, più forte verso i gravi reati informatici che diciamo, qui esposta alla superficie digitale del paese con riferimento a infrastrutture critiche. Io credo che questo innalzamento della risposta penale non è area mia di mia appartenenza, mi limito soltanto a osservare che indirettamente va anche a vantaggio della stessa resilienza, che è invece un tema di appartenenza dell'ACN, perché si immagina, si auspica più che altro che l'innalzamento della risposta punitiva, l'adeguamento della risposta penale provochi quell'effetto dissuasivo e di deterrenza che potrebbe portare auspicabilmente, ripeto, anche a un abbassamento della minaccia cyber nei confronti del nostro paese. E questo non è poco in un momento in cui, lo sappiamo tutti, ma vorrei aggiungerlo anche io da parte mia, viviamo un momento di alta tensione geopolitica dove il rischio cyber cresce in proporzione all'innalzamento della temperatura mondiale a cui stiamo assistendo. Grazie. La ringrazio tanto, prefetto, e chiedo se ci sono deputati che vogliono rivolgere domande. Sì, l'onorevole Boschi, poi vediamo gli altri. Prego. Grazie Presidente e grazie al prefetto Frattasi, anche perché credo che abbia reso molto utile e interessante questo suo intervento, perché ha già fornito, diciamo così, delle risposte anche ad alcuni temi che erano emersi durante le audizioni precedenti, quindi questo ci ha aiutato ovviamente anche ad affrontare meglio alcuni temi, quindi lo ringrazio per l'attenzione con cui sta seguendo i lavori della Commissione e le audizioni. Quindi avrà anche, diciamo, sentito nelle audizioni precedenti il direttore che sono emerse delle perplessità che io riassumo semplicemente perché le facciamo nostre queste perplessità su alcuni punti del provvedimento, di cui comprendiamo e condividiamo la necessità, diciamo, come impianto, e quindi la necessità che si intervenga su questo tema e anche che, pur non essendoci, diciamo, l'urgenza da un punto di vista strettamente regolamentare, e per noi questo è un bene perché ovviamente consente alla Commissione di poter lavorare anche in via emendativa con un po' più di tranquillità, sicuramente non è un provvedimento che noi intendiamo, diciamo, ostacolare o rallentare, anzi c'è tutto l'interesse, diciamo, a fare un buon lavoro, ma a farlo anche in tempi ragionevoli. Fatta queste premesse, ci sono però alcune perplessità che sono emerse in varie audizioni. Uno riguarda il tema delle risorse, perché è comunque un provvedimento che, pur consapevoli del bando da 50 milioni di euro che l'agenzia ha già
diciamo, pubblicato e che probabilmente potrà essere anche usufruito dai soggetti che in qualche modo saranno chiamati poi a far fronte ai nuovi impegni che scaturiranno dal DDL, a detta di molti auditi, sono comunque risorse non sufficienti a far fronte, diciamo, a quello che è l'impegno che verrà chiesto in esecuzione di questa nuova di queste nuove disposizioni. Due, lei ha giustamente toccato il tema della formazione, che è sicuramente un tema molto rilevante. Oltre alla formazione, diciamo, che può riguardare soggetti esterni all'agenzia, ci siamo anche intrattenuti ovviamente sul tema della competenze interne all'agenzia. Giustamente il DDL si preoccupa di evitare che possano essere perse delle competenze su cui è stato fatto un investimento di formazione. Al tempo stesso, però, molti auditi hanno sottolineato il tema di attrarre diciamo competenza all'interno dell'agenzia e poi, diciamo, di trattenere quelle presenti non soltanto con riguardo al segmento della formazione dei master, ma tu cura anche per chi non ha effettuato quella formazione, per evitare che competenze anche provenienti per esempio da altre amministrazioni poi si possano perdere. Lei ha toccato il tema legato all'articolo sull'intelligenza artificiale, è tornato in tante audizioni, un altro elemento di preoccupazione, lo dico direttore, perché capiamo in parte quelle che sono le esigenze dell'agenzia che lei anche oggi qui ci ha ribadito. Questa formulazione ci lascia molto perplessi rispetto proprio al riferimento a una valutazione di carattere etico, soprattutto perché viene collegata a un'agenzia che comunque è di emanazione governativa e con tutto quello che ovviamente comporta, e perché sembra, diciamo, un inserimento che non è ancora sistematico anche rispetto ad altri interventi che il sottosegretario Mantovano ci ha anticipato, il governo ha intenzione di approvare a breve su quel tema, e che quindi rischiano di essere in qualche modo forse un eccessivo passo in avanti. Vado a tre domande puntuali perché il Presidente mi richiama sui tempi. Uno, come questo provvedimento, in modo particolare l'articolo 17, ma in generale questo provvedimento cambi, e se cambia, come il ruolo dell'agenzia rispetto alla Procura Nazionale Antimafia, visto che siamo intervenuti anche di recente, insomma qualche mese fa, su questo tema. Due, è un tema che abbiamo sottoposto anche al sottosegretario Mantovano, di cui conosciamo la delicatezza. Come il ruolo dell'agenzia si coordini con quello dei PM nella fase di indagine, cioè alcune attività dell'agenzia potrebbero rallentare l'attività di indagine, e come e perché, e dall'altro se eventualmente, previo intervento normativo, perché sappiamo che ad oggi non è possibile, l'agenzia potrebbe eventualmente essere utilizzata dalle procure proprio nell'attività di accertamenti irripetibili che oggi vengono affidati spesso a soggetti esterni, a consulenze che hanno anche dei costi, magari l'agenzia ha invece le competenze per poterlo svolgere eventualmente. E le ultime due domande, una che riguarda proprio i profili sanzionatori, al di là che lei giustamente ci ha detto ad oggi non sono state applicate le sanzioni, però sappiamo che da tempo sono previste. Qui si immagina di intervenire con un nuovo regolamento, perché ravvisate a livello procedurale questa necessità anziché rimanere nel solco della legge 689. E l'ultimo attacco, l'abbiamo letto su tutti i giornali, anche alla piattaforma antipirateria di Agcom, chiaramente ha destato preoccupazione, se a suo avviso, visto anche le competenze importanti che ha l'agenzia, anche qui servirebbe un intervento legislativo ovviamente, però stiamo discutendo di questo nel DDL, possa eventualmente anche essere previsto un ruolo più forte dell'agenzia su questo. Grazie. Onorevole Colucci. Grazie. Alfonso Colucci, visto che ce n'è un altro di Colucci. Alfonso. Allora, non mi soffermo sulle problematicità dell'articolo 7, di cui diciamo si è già ampiamente discusso, signor Prefetto. Voglio solo ricordare che in data 22 marzo l'autorità garante sulla privacy ha inviato una segnalazione al Parlamento e anche al Governo per ricordare al legislatore che l'agenzia garante della privacy possiede tutti i requisiti necessari per far rispettare in Italia la nuova normativa europea sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e in particolare sottolineando i profili di competenza e di indipendenza. Ma non voglio entrare su questo tema perché mi sembra già ampiamente chiaro il suo pensiero, insomma ce l'ha espresso con estrema chiarezza. E invece volevo chiederle una riflessione
attenzione sull'articolo 2, articolo 6,2 di questo provvedimento, che istituisce il referente per la cybersicurezza, individuato così letteralmente in ragione delle qualità professionali possedute, senza però una definizione puntuale di quali qualità professionali questo soggetto, questo referente per la cybersicurezza debba possedere. Ad esempio, non c'è alcun dettaglio sulle competenze, non sappiamo se occorra un ingegnere informatico, e non sappiamo quanti anni di esperienza debba avere, quali percorsi formativi debba avere, se abbia compiuto requisiti e debba possedere requisiti professionali. Non sappiamo neanche chi lo certifichi. Probabilmente l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza sarebbe il soggetto più appropriato per rilasciare questo tipo di certificazione. D'altra parte sappiamo anche che l'articolo 1 di questo provvedimento dispone al comma 4, nei poteri di verifica che l'Agenzia Nazionale ha sulla attuazione delle disposizioni che si introdurranno con questo provvedimento, la verifica dell'attuazione da parte dei soggetti interessati dall'incidente di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi, interventi direttamente indicati dall'Agenzia, ovvero previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Quindi si riferisce alla possibilità dell'Agenzia di istituire delle linee guida, sia pure esclusivamente con riferimento alle pratiche di rafforzamento della resilienza cibernetica, e quindi non con riferimento ai requisiti professionali di cui all'articolo 6,2. Allora vorrei gentilmente avere la sua riflessione sulle competenze professionali, se lei ritenga che il provvedimento possa essere modificato prevedendo che l'Agenzia adotti delle linee guida anche al fine di precisare le regole di certificazione e requisiti di competenza dei soggetti, al fine di poter perfezionare questo tipo di normativa. Grazie. Grazie onorevole Caso e poi l'onorevole Alessandro Colucci. Grazie Presidente, purtroppo a breve comincerà l'aula, quindi siamo... Casu Andrea, sì. Andrea Casu, come no, dicevo il prefetto. Charlie Alfia, Sierra Uniform. Allora, grazie Prefetto, molto importante, molto utile quello che ci stiamo dicendo oggi, stiamo affrontando un tema fondamentale, maggioranza, opposizione, però proprio per questa ragione io avrei alcuni quesiti da porre. Il primo è il grande tema dell'invarianza finanziaria, che è impossibile ed è stato negato anche nel momento in cui noi abbiamo approvato degli emendamenti trasversalmente alla legge di delegazione europea per alzare il livello di difesa dei nostri comuni, proprio nell'ottica che lei ricordava nel suo intervento. C'è un sabotaggio? No, allora, perfetto. E ricorderà anche la sottosegretaria che è stata protagonista di alcuni di questi passaggi. E poi però la Commissione Bilancio ci ha detto che quei provvedimenti non potevano avvenire a invarianza finanziaria e per questo non potevano essere recepiti nella legge di delegazione europea. Ora, lo stesso tipo di adempimenti che vanno, utilizzo questo termine, nel fascio di luce della NIS 2, invece diventano nel successivo provvedimento a invarianza finanziaria. Quindi la domanda che io vorrei porre è, piuttosto che andare a compartimenti stagni, c'è un bando, a nostra ragione, modo di vedere insufficiente, ma ci possono essere valutazioni diverse, ci sono altri strumenti, non avrebbe più senso nel momento in cui stiamo affrontando il tema da un punto di vista delle norme affrontare anche il tema delle risorse e fare camminare insieme questi due elementi, valutando anche di costruire un quadro che sia coerente fra le norme che noi prevediamo e le risorse, perché quello che io vorrei evitare, e penso sempre all'esempio del comune, che si apra un trade-off inaccettabile tra sicurezza e altri servizi, cioè io taglio gli asili nido per garantire la sicurezza digitale del mio comune, ecco, questo non può avvenire, ma se noi non indichiamo le risorse nel momento in cui indichiamo gli adempimenti è chiaro che questo lo generiamo, poi diciamo il voto ci dà in Parlamento letture diverse, ma questo è di senso comune, c'è uno spazio per andare in questa direzione. Poi la seconda domanda invece è relativa a un tema che abbiamo affrontato anche nelle audizioni precedenti ed è relativa alla crittografia. Ora, sempre agire nel fascio di luce della NIS 2 significa prevedere il requisito della crittografia, senza arrivare all'esempio della Francia che ha imposto alla pubblica amministrazione un'app francese per l'instant messaging, è chiaro che noi stiamo intervenendo da quel punto di vista anche col codice delle comunicazioni elettroniche. Ora,
Nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche, proprio su nostra segnalazione delle opposizioni, ma col sostegno di tutti, sono emerse alcune osservazioni che sono state inviate al governo, ma che non sono state recepite in sede di decreto correttivo del codice della comunicazione elettronica. Cioè il fatto che si stiano prevedendo, e l'abbiamo sentito anche nelle precedenti audizioni, attraverso il meccanismo della trasmissione in chiaro... Sì, devo dire che... Attraverso il meccanismo della trasmissione in chiaro delle prestazioni obbligatorie si sta verificando un fenomeno per cui i soggetti italiani che vogliono operare nell'ambito della crittografia si ritrovano a dover avere degli adempimenti che sono impossibili e di fatto questo porterà a una migrazione verso dei servizi che sono tutti erogati da soggetti che non ricadono sotto il nostro ordinamento. Questo ha un aspetto che si collega anche con quello che si diceva prima nelle altre domande sul tema delle competenze, di attrarre competenze, di far crescere competenze, ma noi per far crescere competenze dobbiamo creare un ecosistema in cui poi queste competenze possano avere anche uno spazio per esistere e resistere nel paese. Se noi invece ci neghiamo questa possibilità e anzi andiamo in una direzione, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha considerato illegali per esempio le backdoor nelle app, che sono uno strumento per poter consentire di rendere accessibili quelle che sono le comunicazioni crittografate. Ora, senza entrare nell'aspetto tecnico, l'elemento politico è questo: il governo non ha recepito le osservazioni che anche dalla Camera sono arrivate nell'ottica di non creare uno squilibrio fra i soggetti italiani e i soggetti stranieri e garantire quelli che sono gli adempimenti necessari nell'ambito di un quadro tecnologicamente possibile. È un orizzonte questo che non è stato recepito nel codice delle comunicazioni elettroniche. È possibile attraverso un'attività emendativa, un emendamento, anche un emendamento del governo a questo decreto, che comunque è in campo e sta andando avanti, almeno dare una parola di chiarezza che chiuda un aspetto inquietante? Ora io, il fatto stesso che noi si possa andare in una direzione in cui non solo, il tema della difesa dell'interesse nazionale passa anche dal fatto che i soggetti italiani non vengano discriminati rispetto agli altri soggetti. Da questo punto di vista è chiaro che volevo chiedere se è possibile intervenire in questo. Onorevole Alessandro Colucci, l'ultimo, perché abbiamo sforato nel Presidente, nel tempo, sì, velocemente poi rapidissimo. Intanto ringrazio il prefetto Frattasi perché con la consueta chiarezza e competenza ci dà un contributo importante al nostro lavoro e proprio da questo punto di vista credo che sia opportuno il chiarimento sulla cyber resilienza e che si cala, credo, adeguatamente sulla questione della formazione, perché abbiamo parlato di formazione per creare la consapevolezza nell'opinione pubblica, nella gente che oramai ogni giorno ha a che fare con l'informatica, con la digitalizzazione, e mi sembra che l'interlocuzione col ministro Valditara vada in questa direzione. Poi c'è l'altro tema della professionalità, che deve essere di alto livello e anche operativa. Tra l'altro ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro su questo aspetto che potrebbero essere occupati, visto che le aziende lo richiedono. Allora la prima domanda è: nell'interlocuzione col ministro Valditara, il lavoro è ad ampio spettro, quindi coinvolge anche i temi universitari di master, perché credo che sia una questione che non può essere questa trascurata. E la seconda domanda invece, visto che nel decreto è richiamato il ruolo della ACN per quanto riguarda le linee guida per la cybersicurezza, vorrei sapere lo stato dell'arte, a che punto siete, perché l'ha menzionato la NIS 2 e credo che si inserisca perfettamente in questo lavoro dell'ACN. Come vede, sono stato rapidissimo. Sì, la ringrazio. Adesso, prefetto, le chiedo scusa, ma... dobbiamo fare il comitato pareri, quindi se può essere, anche se le domande sono tante, se può essere gentilmente sintetico. Ma certo, andrò proprio a volo d'uccello. Per quello che riguarda le domande dell'onorevole Boschi, per quello che riguarda le risorse, ma in qualche modo rispondo anche alle osservazioni dell'onorevole Casu, io posso aggiungere che noi abbiamo messo a disposizione con l'avviso pubblico numero 8 in una prima fase 50 milioni di euro, che sono
di cui potrebbero essere, potranno essere destinatari quegli stessi enti, quelle stesse entità pubbliche prese in considerazione dall'articolo 1. Questo volume di risorse raddoppierà a breve, perché sono già stati definiti accordi con il Dipartimento della Transizione Digitale per collocare su questo avviso pubblico risorse altrettanto consistenti, cioè altri 50 milioni di euro. Sono 100 milioni di euro che però riguardano un panorama soggettivo che comunque non supera le poco più di 100 unità, quindi in realtà stiamo stimando una, con una diciamo approssimazione che mi consentirete anche per la brevità dei tempi, distribuire o comunque erogare risorse pari a circa 1 milione di euro per ciascuno dei soggetti che potrà accedere a queste risorse. Non è poca cosa, ma non è nemmeno quel tanto che vorrebbe qui, giustamente viene sottolineato, maggiori risorse. Su questo io non posso che rimettermi a quelli che potranno essere valutazioni non mie, ma di altri organi tecnici del Ministero, dal Ministero dell'Economia e Finanze, per vedere quali sono gli spazi di manovra, gli spazi di agibilità finanziaria per innervare questo provvedimento di ulteriori risorse. Ovviamente, pregiudizialmente, non sono affatto contrario, anzi, nei limiti di quello che possono essere gli spazi di manovra finanziaria del governo, che non sono io, ripeto, a presidiare. Per quello che riguarda la formazione e attrarre competenze, beh, io direi che forse esiste poco nel panorama pubblico italiano che possa essere attrattivo quanto l'agenzia. E intanto per, diciamo, la innovatività dell'attività che le viene rimessa, e intanto per il fatto che traguarda un futuro prossimo venturo, anzi che è un futuro, come dice il titolo di un famoso libro che è già qui, sia intanto per le prospettive che apre anche professionali extra ACN, molti giovani, e io guardo con favore a questa prospettiva, che vengono in ACN, fatta la loro formazione, poi liberamente possono mettersi sul mercato e andare verso approdi anche più, diciamo, promettenti dal punto di vista remunerativi. Certo, però non possono farlo disperdendo un patrimonio formativo che noi abbiamo contribuito sostenendo il peso economico del pagamento dei corsi di alta e altissima formazione professionale, che praticamente porterebbero a una vera e propria spoliazione dell'agenzia. Ecco perché abbiamo pensato alla norma sul trattenimento in servizio, poi con un vincolo della durata di 2 anni per questi professionisti. Per quanto riguarda l'aspetto etico, ho già detto nella relazione, non mi soffermo, dell'intelligenza artificiale. Ci si riferiva nella norma, se necessario ritornare su questo argomento, magari in seguito lo faremo, che non è un patrimonio etico che fissa e autodetermina l'agenzia, lo voglio chiarire. Riguardo al ruolo dell'ACN e all'attività di indagine con il rapporto alla Procura Nazionale, è un ruolo che già esiste, onorevole Boschi, perché lo ha definito il decreto legge 105, il quale già prevede un obbligo informativo da parte dell'agenzia e che stiamo già assolvendo nei confronti della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mettendo a disposizione del procuratore Melillo tutti gli elementi informativi che riguardano gli incidenti a carico delle infrastrutture critiche del Paese. Lo abbiamo fatto, voglio soltanto rubarle un attimo, non con riferimento soltanto agli incidenti accaduti a valle dell'entrata in vigore della legge, ma anche quelli che erano intervenuti accaduti prima dell'intervento legislativo e incidenti che possono ancora ritenersi in corso, cioè nel senso non conclusi, per i quali l'attività, diciamo, dell'ACN è ancora in corso, e quindi abbiamo dato un panorama informativo molto più ampio di quello che avrebbe stricto senso consentito la norma, come era giusto fare. Riguardo ai profili sanzionatori, la norma che ricordava l'onorevole Boschi è stata inserita semplicemente perché noi abbiamo la possibilità di applicare le nostre sanzioni con la osservanza della 689, che è la legge generale sulla depenalizzazione. Vorremmo superare questi angusti limiti della 689 e definire per l'agenzia un regolamento applicativo che sia in linea con la complessità della nostra attività. Lo faremo presto. Per quanto riguarda l'intervento... Può andare lentamente a concludere perché dobbiamo interrompere. Sì. Allora, per quanto riguarda quello che diceva l'onorevole Casu sull'invarianza finanziaria, ho già detto. Sulla crittografia volevo solamente stabilire che abbiamo... precisare che abbiamo pubblicato di recente delle apposite linee guida dell'agenzia sulla crittografia, sono state pubblicate sul nostro sito, sono a disposizione di tutte le amministrazioni che usano questo tipo di tecnologia, quindi se poi dobbiamo parlare di possibili emendamenti che vadano a rafforzare questo ambito, a disposizione. Chiudo sulla consapevolezza e sulla formazione toccata dall'altro onorevole Colucci, e volevo solamente per una precisazione, il rapporto con le università
lo abbiamo coltivato in altra maniera. Intanto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, cioè con la Ministra Bernini, abbiamo definito insieme l'Agenda per la Ricerca e lo Sviluppo, che è un documento, uno dei documenti base della strategia nazionale sulla cybersicurezza e sullo sviluppo tecnologico in questo ambito. E la seconda che volevo dire è che sostanzialmente noi abbiamo concluso a giugno del 2023, quindi già un anno fa, un accordo con la CRUI, cioè con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, per promuovere la offerta di corsi universitari pre e post laurea per naturalmente rafforzare quell'attività formativa di competenze pregiate in ambito cyber in generale e in particolare nell'ambito della cybersicurezza. Poi non ho preso appunti sulla NIS 2, qual era la domanda, onorevole? Va benissimo, perfetto, io la ringrazio tantissimo davvero di essere stato qui con noi, di essere stato molto, molto dettagliato nella sua relazione, nelle risposte ai nostri deputati. Io chiudo qui la sessione di audizione. Grazie, grazie a tutti. Comitato Parieri.